Buonasera a tutti, iniziamo la seduta del Consiglio di stasera. Invito i consiglieri a prendere posto, a inserire le tessere. Do la parola al segretario generale, dottoressa Rita Cerdelli, per l'appello. Prego. Barnini, Mantellassi, Rovai, Fluvi, Falorni, Mannucci, Bagnoli, Ramazzotti, Ial Lorenzi, Giacomelli, Caporaso, non c'è Caporaso, eh? Cioni, Simona, Fabrizi, Faraoni, D'Antuono, Pagni, Poggianti, Pavese, Di Rosa, Chiavacci, chi ha connesso? Picchielli, Battini, Beatrice Cioni, Masi, Baldi. Sono 17 presenti, possiamo dunque iniziare la seduta del Consiglio di stasera. Partendo dal punto numero 1, comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale. Come sapete, come concordato nella conferenza dei Capigruppo, abbiamo condiviso che nelle comunicazioni di stasera, che è uno slot, diciamo, dell'ordine del giorno che a volte può essere utilizzato, a volte no, questa sera avevamo concordato che esso sarà dedicato a un aggiornamento ulteriore sullo sviluppo del distretto dell'economia circolare, che è già stato oggetto di una comunicazione precedente. Di fatto, la prima comunicazione alla città avvenuta all'interno del Consiglio Comunale di prima informazione su questo progetto. Abbiamo, e di questo ringrazio il Sindaco, parlato di questo ulteriore aggiornamento nella conferenza dei Capigruppo, condividendo di concerto con la conferenza dei Capigruppo di fare un primo aggiornamento sui contenuti della comunicazione di stasera alla Commissione 2, Ambiente e Territorio, quindi ringrazio anche la Presidente Simona Scioni, perché appunto è stato un'occasione per intanto informare i Capigruppo, ma in generale i consiglieri della Commissione competente, e che poi sarà quella che nei passaggi ulteriori sarà la commissione di riferimento, fossero informati sul passaggio di stasera. E quindi poi arriviamo all'appuntamento di stasera con questo ulteriore aggiornamento. Invito a prendere posto sui banchi della Giunta le figure che stasera sono con noi per affrontare questo punto all'ordine del giorno. Il presidente di Aria, non so se è arrivato, Nicola Sciolini, l'amministratore delegato di Aria, dottor Alberto Irace, che ringraziamo per la presenza, buonasera, la dottoressa Maddalena Rossi, di Avventura Urbana, prego, il professor Stefano Mancuso arriverà più tardi, l'architetto Marco Casamonti, buonasera.
L'obiettivo dunque appunto di questa seconda comunicazione dedicata a questo tema, come abbiamo visto anche nella Commissione, è quello di aggiornare sui passi compiuti per lo sviluppo di questo distretto dell'economia circolare e anche dei passi per la sua realizzazione. Quindi grazie anche alla presenza del dottor Casamonti, anche della presentazione del percorso progettuale e poi sulla quale poi interverrà anche il dottor Mancuso e chiaramente anche della parte di partecipazione di cui abbiamo anche discusso in commissione e su cui poi interverrà Avventura Urbana. L'ultima cosa che dico e che credo sia importante dire, e di questo appunto ringrazio per la disponibilità Aria e il Sindaco, è sulla parte del metodo utilizzato per questo percorso, che ha visto un importante coinvolgimento del Consiglio Comunale, e questo credo che sia un fattore da sottolineare. Come Presidente del Consiglio tengo molto a sottolineare a questo aspetto, perché credo che sia un grande punto di qualità nel metodo di coinvolgimento della città per arrivare a questo tipo di progetto, che ha visto nel percorso di ascolto, il primo percorso di ascolto di alcuni soggetti, no? Che è stato realizzato, ha visto anche una parte del Consiglio Comunale, una rappresentanza di tutti coinvolta, la prima presentazione, come ho detto prima, nel Consiglio Comunale, il passaggio nella Commissione e di nuovo un aggiornamento stasera. Quindi credo che il coinvolgimento innanzitutto dell'Aula, che rappresenta tutti i cittadini empolesi, nella presentazione di questo percorso, credo che sia una questione di metodo, che non è solamente una forma, ma credo sia davvero sostanza per arrivare a questo appuntamento in un modo sereno e pienamente consapevole. Lascio la parola al Sindaco. Prego. Grazie. Grazie anche per insomma, la disponibilità a riunirsi in una data estremamente faticosa e in una sala che non gode, diciamo, di refrigerazione e quindi siamo attaccati a dei ventilatori. Però, questo indubbiamente ci aiuta a tenere ben presente una delle emergenze che stiamo affrontando in questo momento. Allora, questo, come diceva il Presidente, è il secondo passaggio che facciamo coinvolgendo tutto il Consiglio Comunale. Anche questa volta lo strumento, diciamo, scelto è quello delle comunicazioni, semplicemente perché non abbiamo, diciamo, un atto da approvare, non siamo ancora minimamente all'interno di quella fase del cronoprogramma, ma l'intento è proprio quello, come ci siamo detti fin dalla prima volta, di mantenerci tutti ugualmente partecipi e aggiornati su quelli che sono i tanti pezzetti, diciamo, che compongono questo processo. Stasera quindi avremo la possibilità di fare un aggiornamento su quelle che sono state, da un lato, le tappe istituzionali, amministrative, che sono intercorse dal 26 di aprile ad oggi. Dall'altro, evidenziare meglio all'attenzione di tutto il Consiglio Comunale quello che è il cronoprogramma ipotizzato da Alia per andare avanti nelle fasi di progettazione e poi, laddove, diciamo, ci fosse una compatibilità e una autorizzazione, quelle che seguirebbero in termini realizzative e di messa in opera dell'impianto. L'altro punto su cui avremo, diciamo, un riscontro a quelle che erano state anche le sollecitazioni venute dal Consiglio Comunale è l'aspetto che riguarda gli strumenti di partecipazione di cui vorremmo dotarci, che, come abbiamo avuto modo di anticipare l'altra sera in commissione, sono strumenti anche estremamente innovativi, che
lo voglio dire fin dalla premessa perché non ci siano, diciamo, fraintendimenti, è ovvio che non sostituiscono in nessuna maniera né sottraggono peso e centralità al ruolo di rappresentanza e di decisionalità del Consiglio Comunale, ma sono strumenti che vanno nella direzione di rendere effettivamente questo processo il più leggibile e conosciuto, diciamo, possibile alla cittadinanza, alle associazioni di categoria, vedo che ce ne sono un po' presenti stasera e mi fa piacere, a tutti, diciamo, i soggetti della nostra comunità. Il terzo ed ultimo aspetto su cui troveremo, diciamo, riscontro a quelle che erano state le nostre sollecitazioni è quello che riguarda la parte della progettazione architettonica, ma principalmente, fatemi dire, dell'inserimento paesaggistico, perché era poi stata questa una delle principali, diciamo, questioni sollevate dal Consiglio Comunale e, insomma, non vi nascondo che essere qui seduta accanto al nostro banchino bello caldo e del 2 d'agosto all'architetto Casamonti mi fa un certo effetto, ecco, lo dico senza mezzi termini, perché insomma credo che Alia abbia veramente fatto una scelta di altissimo profilo, più di così non potevamo assolutamente chiedere, e quindi lo ringrazio veramente tanto di essersi reso disponibile a venire qui stasera, perché credo sia indispensabile per provare a fare questo percorso, che lui possa anche ascoltare, no? Dalla vostra voce, dai vostri interventi, al di là delle parti, diciamo, di cose che posso avergli evidenziato io e le questioni più tecniche che sono oggetto di un confronto tra lui e il gruppo tecnico di Alia, ma ascoltare la voce dei gruppi del Consiglio Comunale credo sia importante perché il suo lavoro sia un lavoro effettivamente calato sul territorio e quindi coerente con le aspettative. E infine l'ultima voce che ascolteremo, compatibilmente con gli aerei, perché è di ritorno dall'estero, il professor Mancuso, ma una delle questioni che, se vi ricordate, avevamo appunto sollevato in quell'appuntamento del 26 di aprile era anche e soprattutto, accanto all'inserimento paesaggistico dell'opera, la relazione che avrebbe potuto avere più in generale con l'ambiente, con l'impatto che potrebbe avere sul territorio. Da questo punto di vista c'è stata, diciamo, una sollecitazione, dall'altra parte una pronta risposta nel richiedere la collaborazione del professor Mancuso, perché attorno anche alle idee su cui sta lavorando il professor Casamonti, quelle competenze, quell'approccio, diciamo, si integra perfettamente, potrebbe effettivamente dar vita, diciamo, a una sinergia forse unica, nel senso, fino ad oggi non credo l'abbiate mai fatto, ma che magari diventa anche un modello da replicare e esportare altrove. Quindi io mi fermo qui, ho fatto solo il riepilogo degli interventi che ascolteremo. Credo che si parta dal presidente Ciolini e poi l'amministratore delegato e poi Maddalena, professor Casamonti, e così nel frattempo speriamo che anche Mancuso sia atterrato e arrivato. Prego Nicola. Grazie Sindaco, prego Nicola Ciolini, Presidente di Alia. Presidente, grazie al Sindaco, a tutti voi. Noi ci ripresentiamo qui dopo il 26 di aprile per discutere con voi alcune proposte, alcune soluzioni a cui abbiamo pensato proprio dopo l'incontro e le sollecitazioni avute in Consiglio Comunale la scorsa volta. Sapete che noi abbiamo presentato il progetto nell'avviso pubblico della Regione, che ha dato parere positivo, l'ha inserito tra i progetti che saranno che possono essere
valutati dalla regione, considerandolo uno dei progetti che possono avere una fattibilità. Fatto quel passaggio, naturalmente dietro le vostre sollecitazioni abbiamo cercato di portare una proposta che fosse il più possibile rispondente a quelle che erano le esigenze da voi sollevate. E quindi abbiamo cercato di mettere su una squadra di primo piano. Marco Casamonti, insomma, credo che non abbia bisogno di presentazioni, è un architetto del territorio e questo già credo che sia una qualità che caratterizza il personaggio, ma che poi dà una risposta a quelle che sono le esigenze, ma che ha un'esperienza e una notorietà a livello nazionale e internazionale, e quindi insomma, questo sicuramente poi illustrerà quelle che sono le sue idee, le sue linee guida su cui confrontarsi per costruire il progetto. A questo abbiamo chiesto a Stefano Mancuso, altra persona che credo che tutti voi conosciate, di far parte della squadra. A queste Comin Partners, per quanto riguarda la comunicazione, società di livello nazionale, e Avventure Urbane, che già ha anche lavorato per quanto che è leader nei percorsi partecipativi. Quindi abbiamo voluto dare una risposta che fosse veramente concreta e al massimo livello per accompagnare la realizzazione. Questo perché? Perché poi noi abbiamo presentato nelle settimane scorse anche il piano industriale di Alia, che cambia totalmente il paradigma della gestione dei rifiuti per quanto riguarda la nostra area. Non si parla più di smaltimento, ma si parla di recupero. Questo dietro a quello è l'indicazione avuta dai nostri soci, di cui cioè, l'Empolese, il Comune di Empoli, l'Empolese Valdelsa, Publi Servizi sono socio importante. E su questa linea abbiamo cominciato a impostare tutte le nostre progettualità, cercando di inserirle in un contesto di partecipazione e trasparenza che sia il più possibile rispondente a quelle che sono le necessità dei territori. E su questo, tra l'altro, noi veniamo già con una proposta di partecipazione, no? Con questo strumento che viene chiamato RAB, bene? Che è già stato utilizzato in altri territori, che è un organismo fondamentalmente in cui fanno parte più soggetti individuati dall'amministrazione, dalle associazioni, dai cittadini, e con cui confrontarsi sia nella fase di progettazione ma anche successivamente nella fase di funzionamento di attività dell'impianto, in modo che ci sia sempre una relazione costante, una conoscenza costante di quello che è l'attività dell'impianto. Abbiamo scelto di utilizzare questo strumento e di avvalersi di una squadra importante di professionisti e di società, perché da una parte l'innovazione industriale che Alia persegue per dare una risposta alla gestione dei rifiuti nel nostro ambito, ma dall'altra perché ci sia un'innovazione nel portare avanti il concetto di sostenibilità, di vivibilità delle comunità dove esistono impianti, che si integri perfettamente nel sistema. Quindi si potrà parlare di come utilizzare gli spazi anche dell'impianto stesso, che possono essere messi a disposizione di alcune attività, ma soprattutto di tutto quello che è l'ambiente intorno all'impianto, che dovrà avere e che potrà nel tempo migliorare la propria la propria condizione attraverso attività di miglioramento ambientale, di piantumazioni, insomma questo può
venire fuori da quello che sarà il concetto, il confronto di partecipazione, proprio perché faccia parte della vita della comunità. Quindi, secondo me, credo che il percorso che abbiamo davanti, che sicuramente nei prossimi mesi ci vedrà più volte incontrarsi, perché la tempistica per Alia prevede che entro la fine dell'anno, primi mesi del 2003, i tempi potrebbero essere maturi per presentare l'autorizzazione alla Regione Toscana. Quindi, insomma, abbiamo davanti mesi su cui si può lavorare, recepire le necessità delle comunità del territorio e vedere come queste si possono integrare con la progettazione, la realizzazione e l'attività dell'impianto. Quindi, insomma, Alia credo che ci metta la faccia seriamente. Quello che abbiamo messo in campo credo che sia la dimostrazione dell'impegno che abbiamo profuso per dare una risposta alle richieste del territorio, e quindi oggi siamo qui per discutere e confrontarsi su questo. Grazie Presidente Sciolini. Facciamo il trasferimento della tessera di riconoscimento e do la parola al dottor Alberto Irace, amministratore delegato di Alia. Prego. Noi siamo qui dopo aver già fatto una proficua discussione qualche tempo fa nel Consiglio Comunale, dove abbiamo prospettato un'idea. Questa idea piano piano sta prendendo corpo, è un'idea che si fonda su un approccio, come ha ricordato il Presidente, che Alia sta sempre di più sostenendo, di un focus di una realtà organizzativa che si propone, una realtà, un'impresa, un'organizzazione che si propone come infrastruttura che insieme ai cittadini di realizzare una capacità di infrastrutturare la sostenibilità e l'economia circolare nel futuro di questa regione. Quindi non tanto come un soggetto che ha dei compiti specifici operativi soltanto, ma che questi sono strettamente legati a una missione che Alia sente su di sé, sia a partire dal contratto per il quale ha una responsabilità di concessione del servizio, che si è aggiudicato mediante una gara, sia più in generale nella funzione che questa realtà ritiene di poter svolgere nell'interesse delle realtà per le quali svolge quel servizio, ma più in generale come contributo all'evoluzione anche del patrimonio infrastrutturale e dell'attività complessiva della Regione Toscana. In questo percorso noi individuiamo quindi un ruolo di partner di questa organizzazione, soprattutto con chi riteniamo essenziale, cioè questa cosa. Conversione dell'economia da lineare a circolare la si fa offrendo opportunità alle persone piuttosto che organizzando un'attività imprenditoriale in senso stretto. Poi è anche un'attività imprenditoriale, per carità, deve avere i rendimenti, i conti devono tornare, i finanziamenti devono essere restituiti e quant'altro, ma Alia si propone quindi come un partner per amministrazioni pubbliche e cittadini per fare questo percorso. In questo percorso noi abbiamo proposto e stiamo proponendo il meglio della tecnologia che abbiamo saputo individuare, con il miglior parterre di partner tecnologici che abbiamo saputo individuare, tra cui Meritech, Limonsuez, che sono stati nel Consiglio Comunale, vi hanno illustrato il loro punto di vista e le loro esperienze, che sono anche molto al di là del nostro paese e sono il meglio disponibile oggi nel mercato, mi penso di poter dire, mondiale dell'attività di cui parliamo, con l'obiettivo appunto di massimizzare la capacità di recuperare quello che abbiamo già usato e di farlo utilizzando tutte le opportunità possibili e le migliori tecnologie disponibili sul mercato.
In questo percorso oggi aggiungiamo, e nel dirlo un po' mi vergogno, nel senso arricchiamo enormemente questo parterre con straordinarie professionalità che su questo hanno una sintonia naturale dimostrata nel tempo e visibile, perché in opere concrete, tangibili, nel caso specifico una grandissima professionalità che è figlia di queste terre, che ha dato prova concretamente in queste terre di come le attività produttive possono essere conciliate al meglio possibile con l'ambiente e come l'attività degli uomini può essere mitigata e resa il più possibile armonica con l'ambiente, che è Marco Casamonti, e un'altra straordinaria professionalità che è il professor Mancuso, che si cimenta da tempo con i temi della circolarità e di come si può su questo anche indagare ambiti che invece sono sempre stati più orientati allo sfruttamento che non alla restituzione. Quindi si arricchisce di queste due straordinarie professionalità. Poi Marco, questa esigenza è venuta nel corso del dibattito e noi abbiamo inteso raccoglierla su sollecitazione del sindaco, che è molto attento su questo aspetto, delle interlocuzioni che ci sono state informali, di raccoglierla cercando di mettere a disposizione appunto a un percorso un ulteriore arricchimento che ci facesse guardare a questa ipotesi progettuale con questa chiave sempre di più di costruzione comune del percorso, e l'abbiamo fatta anche dandoci un modo di lavoro, un metodo di lavoro che il più possibile, a partire ovviamente dai rappresentanti del comune, che restano, come diceva il sindaco, i principali interlocutori, i rappresentanti eletti, che siete il Consiglio Comunale, ma il sindaco, la giunta, i rappresentanti del comune, ma anche oltre questo, nelle forme che poi verranno presentate, attraverso un dialogo costante che renda comprensibile, trasparente quello che possiamo e intendiamo fare, i vincoli che abbiamo, che naturalmente non tutto quello che vorremmo fare è possibile, ma che lo renda sicuramente comprensibile, noto, esplicito, trasparente, e in questo senso che queste scelte, che poi rispetto alle quali ciascuno di noi non declina responsabilità, possano però essere compiute con il meglio delle professionalità e delle esperienze possibili che abbiamo individuato, e in un processo appunto di partecipazione, di condivisione e di coinvolgimento che a partire dal Consiglio Comunale, ma non solo nel Consiglio Comunale, più in generale, come poi vedrete con il Consiglio, diciamo, di consulenza, di partecipazione dei residenti, che possa, diciamo, offrire un canale ordinato, gestito, di partecipazione e conoscenza di tutte le scelte che noi faremo di qui in avanti. Il Presidente ha ricordato brevemente, noi contiamo di, in un percorso serato, di presentare questa richiesta di autorizzazione entro il 2022, poi stimiamo un tempo tra i 12 e i 18 mesi di autorizzazione e poi ci vorranno largo circa tre anni circa per realizzare l'impianto. E qui lasciatemi chiudere su questo, il mio applauso e il mio apprezzamento per coloro i quali si impegnano oggi in politica e al di là dell'obiettivo imprenditoriale che può per qualcuno di noi essere, diciamo, un obbligo, una responsabilità, si cimentano con delle scelte che avranno effetti molto oltre la propria esperienza istituzionale e che riguarderanno più il futuro dei loro figli probabilmente che non, diciamo, la ricaduta che più direttamente investirà il loro mandato, fermo restando che io auguro a ciascuno di voi di continuare a dare un contributo democratico alla vostra comunità, ma questo è un dato che ritengo molto importante, che va sottolineato e che comunque sarà bene continui a orientare il modo con il quale questo dibattito si svolgerà nel futuro nella comunità di Empoli. Ecco, per cui queste sono un po' le considerazioni che volevo fare e poi lascio la parola a Marco innanzitutto, che naturalmente è stato da poco ingaggiato ma con cui abbiamo discusso, e gli altri colleghi che entreranno nel merito sia di come si sta pensando di coniugare le cose e su come
si permetterà ai cittadini di partecipare. Sì, poi c'è una squadra di tecnici valorosi, a partire da Alessia, Alessandro Canovai, Alessia Scappini, che stanno lavorando, Meduri, che stanno lavorando sui vari aspetti per rendere tutto questo possibile, che poi non è solo fatto di occasioni come queste dove a noi ci parliamo, ma c'è un duro lavoro di condivisione tecnica, scientifica, di compatibilità economica che sottende tutto ciò che rende possibile un'operazione così complicata, che poi vedremo nel tempo è veramente complessa, ma che noi riteniamo possibile, per la quale ci stiamo tutti spendendo. Grazie, dottor Alberti Race. Facciamo il trasferimento della tessera di riconoscimento e do la parola alla dottoressa Maddalena Rossi di Avventura Urbana. Prego. Sentite? Sì. Buonasera a tutte e a tutti. Io sono Maddalena Rossi di Avventura Urbana, la società che è stata incaricata appunto da Alia di portare avanti il processo di ascolto che poi gli ha permesso appunto di prendere alcune decisioni inerentemente alla manifestazione di interesse che è stata presentata. Alia ci ha chiesto in questo secondo step, diciamo, di questo lungo processo di provare a studiare e di mettere, diciamo, al lavoro le nostre conoscenze per immaginarci uno strumento che rendesse questa modalità di partecipazione, di consultazione e di collaborazione strutturale, cioè nel senso che accompagnasse il momento di progettazione, ma anche di eventuale messa a regime dell'impianto in maniera strutturata e quindi costante nel tempo. In virtù di questo noi abbiamo provato a immaginarci uno strumento anche cercando, diciamo, di guardare il panorama nazionale e internazionale, ma soprattutto legando poi una declinazione dello stesso a quelle che sono le caratteristiche di questo territorio, di questo contesto territoriale. Io avrei una presentazione, non so se possiamo mandarla, così ci aiuta un attimino a tenere le fila del discorso e forse a capire meglio. Appena arriva. Comunque, che cosa ci immaginiamo? Apro intanto la mia presentazione. Allora, ci immaginiamo, hanno citato intanto questo RAB, no? Dice che cos'è questo RAB? È un Residential Advisory Board, che non è altro, però, detto in italiano, e forse più adatto alle caratteristiche del territorio, un consiglio consultivo della comunità locale, ok? Quindi è un punto di incontro e di dialogo permanente in cui l'azienda promotrice dell'impianto e la comunità locale, nelle forme che noi vedremo, si incontra periodicamente e costantemente al fine di monitorare tutti quelli che sono quello, diciamo, che è la salute ambientale dell'impianto da un lato, ma anche con un secondo compito non meno importante di dare informazione e comunicazione agli altri membri della comunità locale in maniera duratura e costante nel tempo e quindi con un'istanza, con un obiettivo di trasparenza rispetto al costruendo impianto. Se andiamo avanti dalle esperienze che noi abbiamo analizzato, vediamo qual è, diciamo, chi è che va a sedersi in un RAB generalmente. Vanno a sedersi in un RAB i rappresentanti dei cittadini residenti in forma singola o associata, sicuramente i rappresentanti dell'azienda che promuove la realizzazione dell'impianto, alcuni rappresentanti delegati dallo stesso Consiglio Comunale e i sindaci dei territori interessati. In alcuni casi, in alcune esperienze, si siedono al tavolo anche degli esperti tecnici. Ovviamente è uno strumento consultivo, è uno strumento di collaborativo, no? Duraturo nel tempo, che però non ha nessun tipo di potere se non quello di monitorare e di informare. Andando avanti ho preparato una slide che poi, insomma, io vi lascio queste slide. Vedete che in Italia le esperienze sono state fatte, diciamo, nei primi anni 2000 a Ferrara e anche a Bassano del Grappa. Ma l'ultima esperienza che si conosca appunto è quella di Sesto San Giovanni, che risale al 2020. Come vedete sono pochissime, quindi diciamo abbiamo un pochino intercettato la volontà
di Alia di creare uno strumento innovativo, adattandolo appunto alle caratteristiche del contesto territoriale, ma soprattutto provando ad aggiungere un piccolo diciamo anello rispetto ai modelli che si profilavano dallo studio che abbiamo fatto, che adesso vi dico. Andando avanti, ora vi mostro una prima ipotesi per il RAB dell'impianto di Alia ad Empoli. Andando avanti, innanzitutto presentandovi quello che è questo anello aggiuntivo, cioè che cosa avremmo l'ambizione, abbiamo avuto l'ambizione di proporre a Alia, che Alia ha accolto, ovvero di creare questo strumento già in forma collaborativa, ovvero attraverso un processo condiviso con la comunità locale. Non ci limiteremo quindi, non vi limiterete quindi a discuterne in consiglio comunale, ma ci saranno dei momenti che faranno sì che il modo in cui è composto e la forma attraverso la quale funziona, e quindi la natura dello strumento, verranno definiti attraverso alcuni step di incontro con la comunità locale, con tutta la popolazione. Cioè, questa che io vi mostro quindi è soltanto un'ipotesi, una prima ipotesi che poi, come vi farò vedere, verrà messa in discussione e con voi tutti e con la popolazione di Empoli. Ci siamo immaginati, proprio per la conoscenza che abbiamo acquisito con un po' di anni di esperienza su questo territorio, di organizzarlo così, tanto per partire. È una bozza di statuto che verrà poi discussa con la comunità in un incontro dedicato. Andando avanti, che cosa fa intanto? Intanto ci siamo immaginati che questo strumento, questo consiglio consultivo della comunità locale, seguirà tutto il percorso di elaborazione del progetto da parte dei progettisti incaricati e avrà anche, vedremo se questo sarà possibile per i tempi e per le condizioni, dei piccoli, diciamo, momenti di condivisione delle decisioni architettoniche dell'impianto stesso relativamente ad alcune funzioni pubbliche che lo stesso potrà ospitare. Seguirà tutto il percorso autorizzativo del progetto, lo monitorerà, ma ne informerà anche dello stesso la comunità locale. Seguirà i lavori di costruzione, quindi il processo di attivazione, e rimarrà a monitorare e a comunicare tutte le attività dell'impianto in funzione. Andando avanti, ci siamo immaginati che il RAB debba avere due cuori, un cuore più istituzionale, diciamo così, dove dovrebbero sedere 7 membri, il sindaco, in questo caso uno solo del territorio coinvolto, alcuni delegati delle coalizioni del Consiglio Comunale che dovranno essere soggetti esterni al Consiglio stesso e due rappresentanti dell'azienda di Alia. C'è un altro cuore, non meno importante, tant'è che si presume che abbia un membro anche in più, cioè a livello numerico ci sia un piccolo sbilanciamento, costituito da rappresentanti delle associazioni e da singoli cittadini, su un processo che ci immaginiamo di autocandidatura e di selezione popolare. Andando avanti. Infatti, come ci immaginiamo che avvenga la costituzione del cuore di cittadinanza attiva, della cittadinanza di selezione della cittadinanza? Ci immaginiamo che avvenga attraverso un processo di autocandidatura, ovvero le associazioni interessate a sedersi in questo strumento, in questo organismo, e i cittadini interessati mandano la loro candidatura dopo ovviamente la presentazione di un bando, di un'apertura di un bando, e poi verranno selezionati gli stessi in un incontro pubblico aperto a tutta la cittadinanza. I criteri di selezione sono molto semplici, sia per i cittadini che per le associazioni, e banalmente dovrebbero riguardare la loro capacità di aver avuto esperienze pregresse nell'occuparsi di tematiche affini o comunque di prendersi cura dei problemi della collettività, avere un numero abbastanza sostenuto di contatti, una rete di contatti da attivare, ed ovviamente avere persone, per quanto riguarda i cittadini, tempo anche da dedicare a questa esperienza. Andiamo avanti. Allora, tutto quello che vi ho fatto vedere è una prima bozza che poi appunto dovrebbe essere discussa collettivamente, come vi ho già detto, e questa è la novità, il fiore all'occhiello del RAB di Empoli, perché appunto parte rispetto alle altre esperienze in maniera collaborativa, viene costruito, diciamo, dal basso in qualche modo.
Io ho fatto stando ai tempi che l'azienda Sciacchealia ha per la presentazione del progetto, ho fatto una prima ipotesi di tempistiche per farvi vedere che probabilmente se, diciamo se decidiamo di andare avanti, se reputate e se è utile andare avanti per questa strada, la costituzione del RAB potrebbe già accadere in un primo momento di discussione collettiva in cui, dopo essersi costituito, si va a condividere con la comunità alcune piccole, diciamo, una piccola parte delle scelte architettoniche che stanno, diciamo, iniziando a generarsi, soprattutto riguardo a quelle che sono le funzioni pubbliche. Quindi ci immaginiamo che all'inizio di ottobre voi iniziate a ragionare su quella che è l'istituzione, la costituzione della componente istituzionale del RAB. E si lanci la call, cioè la domanda, la chiamata alle candidature per le associazioni e per i cittadini. Successivamente, andiamo avanti, pensiamo che intorno alla metà di ottobre potremmo fare un grande forum cittadino, un incontro pubblico, una serata in cui, come tanto la vostra comunità è molto abituata a fare questo, andiamo a lavorare tutti insieme e cerchiamo di definire tutto quello che io vi ho mostrato in bozza, che ho definito lo statuto del RAB, no? Quindi per raccogliere l'idea rispetto alla sua finalità, alle modalità elettive, al funzionamento e così via. Andando avanti, una quarta fase all'inizio di novembre in cui si vanno da un lato a selezionare in un incontro pubblico le associazioni cittadine e poi i cittadini che faranno parte del RAB e poi successivamente iniziare a stanziarle, quindi l'insediamento formale del RAB è previsto per novembre. Il primo passo che il RAB potrebbe fare, stante la disponibilità di Alia, ma anche dell'architetto Casamonti, è quello di arrivare a novembre, per la metà di novembre, massimo alla fine di novembre, affinché questo piccolo incontro pubblico abbia la sua efficacia, no? Nel catapultare alcune desiderata della comunità all'interno del progetto architettonico. Sarebbe pensabile appunto quindi di aprire già una serata, un incontro pubblico in cui si vanno in qualche modo a riflettere e a coprogettare alcune parti dell'involucro architettonico che caratterizzerà in maniera molto, diciamo, calata sul territorio, l'impianto di Empoli. Una slide riassuntiva in cui appunto ho messo a beneficio di sintesi, tutti questi step. Infine vi dico, questa presentazione ve la lascerò, in fondo ho messo delle istruttorie, le chiamiamo in gergo, cioè degli approfondimenti sui vari casi e anche i link che vi illustrano gli altri casi italiani, così potete informarvi e in qualche modo forse farvi una conoscenza più vasta e esaustiva di come potrebbe funzionare il vostro RAB qualora lo decidiate. Io vi ringrazio e rimango a disposizione per le domande. Grazie alla dottoressa Maddalena Rossi. Do la parola all'architetto Marco Casamonti, prego. Dobbiamo trasferire la scheda. Perfetto. Grazie, buonasera. Ovviamente si tratta di un progetto che è in itinere, cioè non siamo qua per presentare il progetto stasera perché sennò il percorso di partecipazione che c'era descritto Maddalena non avrebbe senso. No, il progetto è da fare, ci accingiamo a farlo, però le idee sono abbastanza chiare, almeno da parte nostra, ed è il motivo per cui abbiamo accettato anche l'impegno di fare questo progetto. Ci abbiamo anche riflettuto, Alia ci ha chiamato, ringrazio ovviamente Alberto Irace, il Presidente Ciolini e Giuseppe Meduri, ci ha chiamato, c'è una sfida, è possibile realizzare un impianto che ha un impatto importante sul territorio, ma allo stesso tempo arricchire il territorio, arricchire il paesaggio, renderlo integrato ambientalmente compatibile e sostenibile? Ho detto, beh, ci dobbiamo pensare perché non è che la risposta può essere immediata, però la sfida ovviamente è straordinaria da un certo punto di vista e si basa su un punto di partenza, dal punto di vista etico importante. È possibile accettare che una comunità prenda i propri rifiuti e li faccia viaggiare su un camion per mandarli magari all'estero? È accettabile? No, non è accettabile. Perché vorrebbe dire che ci sono luoghi di serie A e di serie B nel mondo, qualcuno che produce rifiuti e qualcuno che li accoglie. Io credo che dobbiamo, a livello globale,
pensare che ogni comunità produce i suoi rifiuti, è educata a tal punto di fare una corretta raccolta differenziata e poi li utilizza nel proprio territorio. Perché l'inquinamento che è prodotto da un camion che trasporta su un camion, voi sapete, stanno 12 metri cubi, qualche tonnellata di rifiuto. Quindi pensare che una comunità possa decidere che i suoi rifiuti possano andare altrove e quindi possono produrre inquinamento solo per spostarsi, io credo che questo sia un fatto che non sia accettabile sul piano etico. E quindi l'idea che si possa fare un impianto nel territorio, in Toscana, per riutilizzare questi rifiuti è un'idea interessante. Che cosa viene chiesto a noi? Noi non siamo degli scienziati, non siamo ovviamente dei tecnici, ma il progetto che Alia con Mare Tecnimont ha messo in piedi è un progetto virtuoso, perché prende una parte dei rifiuti e arriva alla fine di una catena a produrre idrogeno. E voi sapete che l'idrogeno, il metanolo, l'etanolo, ma sono i combustibili del futuro. Sono quelli che ci salvano dall'effetto serra, dallo scioglimento dei ghiacciai. Quindi la sfida per noi è straordinaria. In più c'è un'ulteriore sfida. Prima in un'intervista mi è stato chiesto: ma esiste un impianto del genere in Italia? No, in Italia non esiste. Quindi qualcuno deve essere il primo, ci vogliono delle persone coraggiose, ma anche che vogliono fare qualcosa di innovativo. Tutti noi parliamo di innovazione. Che cos'è realmente l'innovazione? È essere i primi a scegliere una strada virtuosa, a perseguirla con coraggio fino a realizzarla. E questo è quello che noi abbiamo sempre fatto nella vita, insomma, che io ho fatto da tanti anni, io lo insegno ai miei studenti all'università, io dico, guardate, cerchiamo sempre di buttare il cuore oltre l'ostacolo e di vedere un mondo migliore di quello che è oggi. E questo è alla base della parola progetto. Che cos'è? Un progetto viene dal latino proietto, cioè proiettare in avanti una visione di oggi. Se noi abbiamo questa ambizione di costruire un mondo migliore per il futuro, penso, e se tutte le comunità si pongono questo obiettivo, io credo che forse il mondo migliora. Se non ci poniamo questo obiettivo, il mondo peggiora e dobbiamo accettare queste sfide. Questo noi abbiamo fatto, ma non lo facciamo da oggi. Devo dire, per la verità, lo facciamo da tanti anni. Soprattutto nel rapporto che lega le infrastrutture e l'ambiente, le infrastrutture e il paesaggio. Ora voglio dire, ho portato alcune immagini, alcune slide, ma questo è il tema centrale. È possibile realizzare oggi delle infrastrutture ad arricchire il paesaggio? Per me sì. Lo sapevamo fare, i romani lo sapevano fare. Se voi andate, prendete l'autostrada alla Firenze Mare e andate verso Lucca, vedete un bellissimo acquedotto che non è del tempo romano, è molto più recente. Ma insomma, quell'acquedotto è un'opera bellissima, purtroppo interrotta dall'autostrada che lo taglia, ma quell'acquedotto non è un'opera che distrugge il paesaggio, è un impianto che serve per portare l'acqua, ma che arricchisce il paesaggio. Allora io credo che quando si progettano le infrastrutture dobbiamo avere questa attenzione. Non è soltanto sufficiente mettere un pilone di cemento armato e un tubo sopra per dire ho fatto un acquedotto. Sì, forse porto l'acqua, ma l'acquedotto dovrebbe essere un'opera d'arte, un'opera dell'ingegno e valorizzare il territorio. È possibile questo farlo rispondendo alla domanda di Alia? Io ritengo che questa sfida sia una sfida molto importante. Prego, si può andare avanti. Noi vi porto degli esempi, perché un po' di anni fa, 2007-2008, quindi sono ormai una quindicina d'anni passati, ci è stato chiesto di progettare un enorme stabilimento nel Chianti. Era una cantina per fare vino, ma un edificio di 50.000 metri quadri, è lungo 200 metri ed è alto 20. Però in realtà questo edificio è un edificio industriale che arricchisce il paesaggio, è totalmente dentro la terra, è totalmente sostenibile, prende il fresco dell'energia necessaria per produrre il vino che si matura a 17 gradi dalla terra, quindi non ci sono impianti di condizionamento e realizza, lo vedete, una sorta di nuovo paesaggio, totalmente verde, consumo di suolo zero in questo caso, perché l'edificio è tutto dentro la terra e il 100% della superficie è ricoperto di vigne e di verde. Non ci sono parcheggi, che ci sono sottoterra, non ci sono piazzali carico e scarico delle merci. E, come dire, è un esempio che è diventato famoso nel mondo
nessuno di noi lo pensava all'inizio, devo dire. L'abbiamo fatto pensando di integrare natura e paesaggio, ma è diventato uno degli edifici più famosi al mondo per l'integrazione tra natura e paesaggio. Il New York Times gli ha dato 2 pagine, cosa che non si era mai visto fare nella storia di questo importante giornale. Avanti, prego. Ed è un luogo per produrre, ma è un luogo dove i cittadini vanno. Cioè ci vanno gli abitanti, si può andare a pranzare, si può andare a cena. Quindi è una fabbrica che produce 2 milioni di bottiglie, però lo fa in un modo nascosto, se volete. E in realtà è un luogo di vita, di gioia, di persone che vanno e si ritrovano. Questa è stata per noi la prima grande esperienza di integrazione tra natura e infrastruttura, tra natura e paesaggio. L'abbiamo fatto 15 anni fa, ma era una cosa che avevamo in mente da molto tempo. E su questo, quando poi una cosa, come dire, ha un parziale successo, o un grande successo, funziona e tu capisci che forse quella intuizione, quel sogno, quel progetto, quel proietto merita ulteriori casi. Avanti. Vi faccio vedere questo albero perché ha una storia molto bella. Qui siamo a Taipei, che purtroppo in questi giorni è famosa per altri motivi, ma insomma, siamo a Taipei, Taiwan, e siamo stati chiamati dalla più grande compagnia di assicurazioni del paese, perché avevano bisogno di un architetto, diciamo, conosciuto a livello internazionale per tagliare l'albero, perché quell'albero era protetto dal governo di Taiwan, aveva centinaia e centinaia di anni, dice no, ma noi è nel centro del nostro lotto di terreno, facciamo un progetto di un grande architetto di fama e così tagliamo l'albero. Io vado là e gli ho detto benissimo, partiamo da un'idea, l'albero non si taglia. Si conserva. Facciamo una cosa, tagliamo l'edificio. E se vedete, l'edificio è scavato intorno all'albero, avanti. Quindi abbiamo fatto un grande enclave, una curva, se volete uno scavo, dentro il blocco dell'edificio, convincendo il governo del paese ad alzare un piano 2 per recuperare i metri quadri che si perdevano, avanti. E poi abbiamo, vedete, proprio uno scavo circolare intorno all'albero. L'albero è la matrice del progetto, è la sede della Panasonic, è una specie di grande edificio per uffici. E poi abbiamo preso e piantato tanti alberi sopra l'edificio, avanti. Cioè abbiamo fatto degli ulteriori scavi, vedete ci sono dei piccoli alberi, perché noi li abbiamo piantati, ma più alti di 10-12 metri un albero non si pianta. Abbiamo scavato l'edificio e fatto diventare questo edificio un luogo per ospitare alberi. Quindi l'idea non è non fare l'edificio, è farlo, ma non tagliare l'albero, anzi piantarne altri. E così questo edificio, vi devo dire che dall'altra parte del mondo, della cantina Antinori della Toscana, di fronte alla Cina, è diventato un edificio famoso, ma è conosciuto, i giornali ne hanno parlato, i telegiornali, ma che è successo? È successo che non abbiamo tagliato un albero e ne abbiamo piantati degli altri. Avanti. Adesso vi faccio vedere una cosa che a Empoli non dovrei far vedere perché riguarda il centro sportivo della Fiorentina, quindi qui siete tutti tifosi dell'Empoli, io sono un po' in minoranza, ma essendo una squadra, però se c'è qualcuno anche, vabbè, no, non mi vorrà male. Ecco, torniamo indietro, dovevamo costruire un grande padiglione 20 in un'area delicatissima, pianeggiante, la pianura di Ripoli, del bagno a Ripoli, e dietro ci sono delle colline. Questo edificio, ho detto, va bene, facciamo una cosa, noi non costruiamo un edificio, costruiamo una collina. Abbiamo costruito un'enorme grande collina, dove, che sarà ricoperta di verde e di prato, e avanti, sotto ci saranno tutte le loro attività, una specie di grande caverna, di grande collina, il padiglione 20 della Fiorentina, e sul tetto c'è un grande, abbiamo 50-60 centimetri di terra, c'è un prato, e su questa collina artificiale si potrà camminare e andare a vedere i campi da gioco dove giocheranno i giocatori della Fiorentina. Questo per dirvi che cosa? Per dirvi che effettivamente si può. Cioè si può pensare che anche un palazzetto dello sport può essere una collina verde, che un edificio industriale può essere un vigneto e forse un albero può diventare la matrice di un edificio. Avanti. Allora la sfida che ci pone Alia è importante, è grande, ma anche divertente dal mio punto di vista. Poi quanto sia il divertimento o la fatica adesso non ve lo so dire, in questo momento pieno di energia è molto divertente, però l'idea è che a 5 chilometri dal centro di Empoli, 4 e mezzo, vicino alla superstrada che porta verso Livorno-Pisa, e c'è anche la ferrovia e c'è una vetreria avanti, che è la vetreria Zignago, che credo voi
conoscete, è un'area prettamente industriale, tant'è che vicino c'è una vetreria. Poi il sindaco ci ha spiegato bene la genesi del perché ci sia questo impianto. L'idea qual è? Che in fondo possiamo costruire qui, che cosa immaginiamo? Un grande bosco, una grande foresta, e dentro a questa foresta ci sarà questo impianto. Ora, il progetto non c'è, se no ve lo mostrerei, però nella nostra testa c'è, i primi schizzi sono fatti, li vogliamo confrontare e ovviamente non vogliamo assolutamente essere pronti quando la Maddalena ci chiamerà, avventure urbane si chiameranno, per discutere con i cittadini, cioè in che modo abitare questo luogo. E la domanda è, ma è possibile abitare un impianto? Sì, è possibile. Allo stesso modo come è possibile abitare un edificio industriale che produce vino, è possibile abitare tantissimi luoghi che fino ad oggi erano monofunzionali. Allora, qual è la diversità tra la cultura di oggi e la cultura di ieri? Noi per anni abbiamo costruito edifici monofunzionali. Alla stazione si va a prendere il treno, basta. All'aeroporto si va a prendere l'aereo. Poi vediamo oggi che il mondo è diverso, è molto più complesso. Si va alla stazione, c'è il centro commerciale, ci sono i ristoranti, si mangia, si fanno gli acquisti, si prende il treno. È diventato un luogo della comunità, anche la stazione. E anche gli aeroporti. Allora, le infrastrutture oggi sono un po' più complesse di come erano un tempo. E un tempo erano monofunzionali. Oggi sono invece strutture che devono essere abitate e vissute. Gli stadi. Noi abbiamo fatto uno stadio in Albania, lo stadio nazionale dell'Albania, dove si è giocata la finale della Conference League della Roma, che ha vinto. Abbiamo inaugurato con quella partita, quindi ha portato bene nello stadio. Quello stadio non è uno stadio. Ci sono gli spalti, c'è il campo di calcio, però in realtà ci sono i negozi, ci sono le piazze urbane ed è diventato un luogo da abitare. Quindi si può concepire lo stadio, metterlo fuori dalla città, perché i tifosi si picchiano, perché c'è la violenza, oppure si può avere credito, pensare che il livello culturale cresca, che la gente vada allo stadio per vedere uno spettacolo e che possa essere un edificio della città. Come si va a teatro, come si va al cinema. No? Allora, noi dobbiamo pensare che gli edifici devono essere abitati tutti, anche gli impianti che trattano i rifiuti. Non c'è niente assolutamente di male. Allora vi faccio vedere un esempio. L'idea non è nostra, avanti, questa è l'area di progetto, così vedete dov'è. Ecco, l'area è un'area di circa 30 ettari che è a fianco della vetreria di Zignago, confina con la ferrovia, la linea ferroviaria, e parallelamente c'è la superstrada. Quindi, ecco, vi faccio vedere questo progetto. Che cos'è questo? Questo è il primo impianto di trattamento dei rifiuti in Europa, siamo in Copenaghen, in Danimarca, avanti, dove sul tetto dell'edificio un architetto, che è un mio caro amico, si chiama Björk Ingelsson, che è il capo dei Big, che è uno studio importante danese, ma sede a New York, ha detto, sai cosa? Ma perché dobbiamo fare un'enorme montagna e pensare che la gente non ci va? Allora loro hanno fatto questa enorme montagna. Quegli elementi grigi che vedete, quei dadi, sono dei vasi da cui sono cresciuti oggi le piante e i fiori. E poi hanno messo un impianto di innevamento artificiale e la gente va a sciare su termovalorizzatore. Allora, guardate, a voi sembra, può sembrare un'idea sciocca, può sembrare un'idea banale, ma in realtà questa idea ha cambiato il modo di concepire il tema del trattamento dei rifiuti. Cioè non più un luogo come un carcere, come un'area militare da chiudere, pericolosa. Perché se è pericolosa non la puoi mettere né a 5 km né a 50 km. La puoi mettere da nessuna parte. Questi impianti sono sicuri, sono impianti tecnologicamente avanzati e quindi possono essere abitati. E in quella scatola di acciaio che vedete nell'immagine a sinistra, sul tetto di quella scatola la gente va a fare le passeggiate, va a sciare, fare lo skate, ci vanno i bambini, fanno scuola di sci. Allora, l'idea potremmo dire è un po' fantasiosa, però ha cambiato il modo di concepire questi impianti. Cioè, sono impianti, il nostro è di natura completamente diversa, voglio chiarire, non è un termovalorizzatore, io dico il nostro anche se è l'impianto di Alia, noi non abbiamo meriti nella progettazione tecnologica dell'impianto, sono degli ingegneri bravissimi della Maire Tecnimont, che è una delle eccellenze italiane, che dal rifiuto arrivano con le alte temperature a produrre materiali che
di economia circolare, quindi fino ad arrivare all'idrogeno, come ho detto, che è un carburante che emette vapore acqueo. Ecco, però questi impianti possono essere abitati, come lo è una fabbrica. Non solo possono, a mio giudizio devono. E che cosa ci mettiamo dentro? Questo lo dobbiamo discutere nella partecipazione. Possiamo lanciare delle idee. Una scuola sul rispetto dell'ambiente, un luogo, un centro di ricerca sulla sostenibilità ambientale, dei luoghi per lo sport, dei luoghi per la musica, non lo so, quello di cui, degli orti, quello di cui il territorio avrà bisogno. E tanto più questo bisogno sarà sentito, tanto più l'edificio sarà abitato, tanto sarà parte della comunità. Allora, l'obiettivo è trasformare quello che anticamente era un problema, quello che oggi può diventare un'opportunità. Anche io credo che dobbiamo porsi questo obiettivo, almeno noi ce lo poniamo, e abbiamo questa ambizione. Ma si può prendere un oggetto tutto di metallo come un impianto di trattamento e farlo diventare un bosco? Si può fare. Vi faccio vedere delle immagini. Beh, qui c'è ancora delle immagini sul tetto dove si scia, si fa lo skateboard, lo snowboard sulla neve artificiale, sul prato. Ed è, devo dirvi, un impianto, uno potrebbe dire, ma è bellissimo secondo lei, architetto, è bellissimo nell'uso, è bellissimo perché arricchisce la città. Vi voglio dire un'altra cosa, se a Barcellona, sono i due esempi europei, sul fondo della Diagonale, sul termovalorizzatore, l'area di trattamento di rifiuti di Barcellona, c'è il centro congressi. Cioè sotto ci hanno fatto il trattamento di rifiuti e sopra c'è un centro congressi. Se voi andate a Barcellona lo vedete. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che alcuni paesi più avanzati cercano di intanto considerare che le comunità che producono rifiuti se li trattano, se li riusano. E non è pensabile oggi di spedirli altrove. Non è etico, non è corretto. Ma soprattutto dobbiamo stabilire un nuovo rapporto diverso con l'ecologia, con la sostenibilità, con l'ambiente. Tant'è che Alia fa servizi ambientali. Tant'è che quello che un tempo puliva le strade oggi è un operatore ecologico. Ma è veramente un operatore ecologico o è solo un nome? No, è un operatore ecologico che pulisce e rende il nostro ecosistema in grado di essere pulito, di essere vissuto. Sapete che su questo tema ci sono città italiane che hanno grandissimi problemi. Avanti. Vi faccio vedere questo. Questo è un cementificio, siamo in Spagna, un cementificio che è diventato un parco, un giardino, ma non demolendo il cementificio, quindi è un edificio esistente, industriale, è diventato una specie di grande foresta urbana che sta al centro dell'abitato. Inizialmente pensavano di demolirlo, invece hanno detto no, non demoliamo, costruiamo il parco e gli spazi del cementificio li usiamo per le attività urbane della città. Ed è una struttura che a mio modo di vedere è bellissima, perché è una struttura verde, perché è un pezzo di natura, perché è un parco. Avanti. Vi faccio vedere un altro esempio. È finito da poco l'Expo di Dubai, però chi è stato a Dubai o chi non c'è stato l'ha visto in televisione. Il padiglione più era tutto sulla sostenibilità ambientale. Il padiglione più interessante era questo, era il padiglione di Singapore. Una grande scatola di acciaio che serviva da scheletro di un bosco. Avanti, e si camminava dentro a questo bosco, a queste piante, all'interno di una struttura in acciaio. Come se la struttura in acciaio fosse lo scheletro di un sistema di foglie che servono per purificare l'aria, per produrre ossigeno. Ecco perché abbiamo raccolto l'invito del Comune e della Sindaca di coinvolgere Stefano Mancuso, peraltro mio collega all'università che conosciamo, Alia ne è stata felice, perché Stefano Mancuso è, se volete, l'inventore di una cosa molto semplice, dell'uso delle piante. Cioè usiamo le piante per produrre ossigeno e per mangiare CO2. E più piante mettiamo intorno a noi, più la nostra vita è gradevole. E guardate, sembra una questione banale, io non ho l'esempio con me, però vi posso dire che a Maranello, nella fabbrica della Ferrari, se andate su internet la vedete, hanno fatto un'operazione molto divertente. Hanno sacrificato ogni 20 metri 100 metri quadri e hanno fatto dei quadrati di verde di 10x10. E quindi gli operai lavorano a fare le macchine, ma sono in mezzo a un bosco. Oppure sono in mezzo a delle piante, degli alberi. Ecco, lavorano più volentieri.
Questo aspetto psicologico positivo del verde, che è anche non solo un effetto psicologico, ma un effetto reale sull'ambiente, sul paesaggio, è quello che noi cerchiamo avanti. Allora, è possibile trasformare un impianto in un bosco? Avanti, sì. Questo è un altro edificio che vi faccio vedere, che è una specie di griglia metallica attorno a cui si attaccano delle vegetazioni, una vegetazione che usa l'edificio metallico come tronco e il fogliame per mangiare anidride carbonica e produrre ossigeno. Ecco allora che cosa abbiamo in mente, che cosa vogliamo discutere con il RAB. RAB, che è un nome un po' strano, ma insomma vuol dire con coloro che vogliono partecipare e dare un contributo. Non c'è un progetto ad oggi, ma ve lo mostreremo quando sarà fatto. Certamente mi immagino, possiamo dire dopo il 25 di settembre, penso, ora siamo tutti presi da altro, ma so, penso che i primi di ottobre possiamo discutere e vedere questi primi schizzi. Ma certamente al centro del progetto c'è il verde, c'è l'idea della foresta, c'è l'idea del bosco. Abbiamo indagato anche altre ipotesi, ma non perseguibili, per esempio l'ipotesi che abbiamo usato alla Fiorentina o che abbiamo usato alla Cantina Tinori, quella di fare una grande collina. Qui non è possibile, perché l'estensione del territorio sarebbe immensa per salire a quelle altezze, oltre i 20-25 metri. Però è pensabile che il verde possa salire, come normalmente fa un albero. Oh, se vai in un bosco, gli alberi sono 15, 18, 20, 25 metri nei boschi della Toscana. E noi ci immaginiamo un grande bosco avanti e questo bosco possa essere anche abitato e frequentato dalle persone. Quindi non c'è un progetto ad oggi, però certamente ci sono le idee chiare da parte nostra, che pensiamo che vicino alla vetreria di Zignago, che è un edificio industriale classico, possa nascere una foresta. E questa foresta possa a sua volta essere così virtuosa da consentire alla comunità della Toscana di non portare i propri rifiuti fuori e produrre inquinamento, perché noi ci dobbiamo porre anche il problema che se vogliamo essere virtuosi e etici dobbiamo pensare che non è etico prendere rifiuti e portarli a 300, 400, 500, 1000 chilometri di distanza, è il più grande spreco energetico possibile. Dobbiamo tenerli da noi e dobbiamo viverci assieme e utilizzarli. Per produrre cosa? Per produrre carburanti ecologici, sostenibili, che non inquinano, che producono vapore e acqua. Noi ci andiamo verso il mondo dell'elettrico. Voi sapete, dal 2035 le macchine a combustione, motore endotermico, andrà in pensione. E cioè, il 2035 è domani, eh? È domani. Cioè probabilmente diverrà immediatamente desueto e vecchio una rete infrastrutturale enorme. Pensate a tutti i distributori di benzina. Cioè, che ne faremo? Cioè, ci vorrà qualcuno che pensa a cosa fare di questi distributori di benzina. Perché andremo con l'elettrico. E l'elettrico è probabilmente alimentato con le fusella a idrogeno. Quindi qualcuno si dovrà anche pensare che bisogna produrre l'idrogeno, oppure il metanolo, oppure carburanti sostenibili, ecologici. Ecco, il fatto che Alia ci pensi prima, ma non tanto prima, siamo appena in tempo secondo me, perché il 2035 è domani, è un segno che forse la Toscana non è proprio l'ultimo dei paesi. Non siamo Copenaghen, non sciamo sui nostri impianti per adesso, non siamo a Barcellona, ci abbiamo fatto un centro congressi, però arrivando, non dico per primi in Italia, non per primi in Europa, certamente non nel mondo, però abbiamo l'ambizione di fare qualcosa di speciale. Almeno queste sono le mie intenzioni, di dialogare con i tecnici e gli ingegneri di Maire Tecnimo per fare un grande bosco abitato a disposizione dei cittadini. Poi, se vorranno giocarci a paddle, a basket o a qualsiasi altra cosa, lo discuteremo assieme, questo sarà molto divertente. Quindi noi non chiediamo nel processo di partecipazione che qualcuno progetti al posto nostro, deresponsabilizzandoci. Noi chiediamo di avere delle idee, di esternare delle esigenze e di poter far sì che questo luogo possa accogliere queste esigenze, anche perché il costo, mi consente Presidente, il costo di questo impianto è molto alto, è una cifra che mette i brividi, altissimo, 350-400 milioni di euro,
ho letto sul giornale, non ho avuto il coraggio di chiederlo direttamente, ma l'ho letto sul giornale. Beh, io credo che forse una piccola parte di questo può essere dedicata alla comunità, alla collettività, all'educazione ambientale, ai giovani, allo sport, attraverso un processo di partecipazione. Mi viene da dire così, potrebbe essere il luogo degli arti sociali, il luogo dello sport, il luogo della musica, il luogo anche del divertimento, perché no? Però questo verrà fuori dal processo di partecipazione. Avanti, forse c'è ancora un'immagine. Questo ve lo faccio vedere, è progettato da uno studio, forse uno degli studi più bravi al mondo, sono svizzeri, si chiamano Herzog e De Meuron, ed è il Museo di Arte Contemporanea di Miami. Questo museo è un bosco anche lui, ma non potendo far crescere gli alberi dal basso, li hanno appesi al soffitto, ci sono un sistema di travi in legno per creare un microclima. Miami è un luogo pseudotropicale molto caldo, quindi ombreggiano queste piazze e poi dall'alto scendono dei cavi di acciaio che tengono dei vasi con degli alberi. È una specie di bosco al contrario. Gli alberi invece di nascere dal pavimento nascono dal soffitto. Quindi sono alberi volanti. Ora, è possibile? Certo è possibile, è stato fatto. Possiamo farlo anche noi? Perché no? Forse possiamo fare anche meglio. Avanti. Questa è una scuola, siamo in Belgio, è una scuola, ed è un traliccio metallico che sostiene dei giardini pensili. Quindi sotto ci sono dei parcheggi, sopra ci sono i giardini e sopra ancora c'è la scuola. Ora, e qui ho finito, potrei dilungarmi moltissimo negli esempi, però lo dico questo per dire che non è che noi siamo dei particolari inventori. Però certamente sul piano etico, sul piano del significato di un'infrastruttura, ci dobbiamo porre la possibilità di realizzare da oggi in poi, da ora in poi, noi lo facciamo da poco, 15 anni, 20 anni, non è che sia nella lunga durata, un breve periodo, però l'obiettivo è che ogni edificio, ogni impianto, ogni infrastruttura si deve porre il tema ambientale, il tema del rispetto del paesaggio, il tema della produzione dell'ossigeno, il tema dei biocarburanti, il tema della transizione ecologica. Noi, nell'ultimo governo, adesso è caduto, però avevamo un ministero della transizione ecologica. Questo è un fatto importante. Vuol dire che si è ritenuto che siamo in un periodo di passaggio in cui si guarda a un futuro diverso. Io penso che, al di là poi delle dichiarazioni, dei ministeri, bisogna che ognuno nel proprio ambito cerchi di promuovere questa cultura della biodiversità, della diversità, della sostenibilità, della transizione ecologica. Abbiamo questa missione da compiere. Poi mi potrete dire, ma architetto, ma lei è spaventato da questo impegno? Sì, così siamo chiari, non è che sono così, se no, così facile. No, sono spaventato, ma noi siamo tranquilli. Ma vi assicuro, no, voi siete tranquilli, sì, ma voi dovete fare la parte tecnica. Compito più difficile. No, sono spaventato, ma ero spaventato allo stesso modo quando ho incontrato un signore che mi ha detto, sa, noi dal 1385 facciamo vino, viviamo in piazza Antinori, in palazzo Antinori, sono 600 anni e non ci siamo mai spostati di lì, la nostra sede l'ha progettata Giuliano da San Gallo, se la sente di farci il nostro nuovo progetto nel Chianti? Cioè sì, ma la sento, ma ero spaventato, ma preoccupato, progetto prima di questo, 600 anni gliel'ha fatto, 600 anni prima gliel'ha fatto Giuliano da San Gallo. Se avessi detto no, sono tranquillo, sarei stato quantomeno un po' sconsiderato. Sì, sono preoccupato, ma non sono preoccupato, ma anche fiducioso. Ecco, la parola giusta è fiducioso, confidente che questa sia una sfida che i territori devono vincere, che le città devono vincere e che possiamo costruire un grande bosco, una grande foresta abitata dalle persone e che questo diventi non soltanto un luogo di lavoro o di produzione, ma anche un luogo di accoglienza, dove quella particolare produzione, cioè la trasformazione ambientale, la trasformazione del rifiuto, diventa invece nell'economia circolare qualcosa di positivo. Credo che dobbiamo impegnarci su questo. Vi faccio un ultimo esempio. Noi stiamo progettando adesso una nuova fabbrica per un signore che produce nylon, il nylon è un derivato del petrolio. E questo signore si è messo in testa di produrre un'azienda sostenibile, di produrre il nylon dalla barbabietola da zucchero.
un'azienda quotata in borsa, importante, e ci ha chiamato e ha detto: io voglio fare il nylon sostenibile, però ho bisogno anche di alcuni architetti che mi dicono che anche la mia fabbrica è sostenibile, che la mia azienda è sostenibile. Io ho detto: benissimo, facciamo un parco. Siccome un parco, io devo produrre, siamo un parco dove si produce, un parco abitato. E gli abbiamo fatto più o meno la presentazione che facciamo a noi, a voi oggi. Ecco, io credo che se vediamo tutto in termini di, in termini ambientali positivi, e cerchiamo di fare questo dalle piccole azioni quotidiane alle grandi, noi mettiamo in atto un cambio culturale di cui io penso questo paese ha bisogno. E penso sia un fatto educativo. Io credo che se tu ti impegni, una comunità si impegna a fare un impianto di trattamento dei rifiuti che produce alla fine idrogeno, energia pulita, e che è un bosco, tu non butti le carte per terra, tu non sporchi, tu non inquini, tu hai una visione diversa, hai un'educazione diversa. E il problema, credetemi, è di natura prettamente culturale, cioè di attitudine. Allora io penso che noi dobbiamo raccogliere questa sfida. Io ringrazio Alia, perché è una sfida che ha un costo, Presidente, amministratore, che ha un costo ovviamente industriale, ma credo che il costo industriale della costruzione di questo bosco abitato sia una parte infinitesima del costo complessivo dell'impianto, ma necessaria. Grazie. Grazie architetto Marco Casamonti. Non vi comunico che non ci raggiungerà il professor Stefano Mancuso, perché in questo momento è in volo. Ci ha comunicato che, a causa non della sua volontà, ma c'è stato un ritardo della partenza del volo che lo avrebbe dovuto portare qui in Toscana, e in questo momento è in volo e quindi non può nemmeno sopperire all'assenza collegandosi. Quindi direi di procedere così come l'altra volta. Apro lo spazio per le domande e gli interventi e poi alla fine faremo un giro di risposta alle domande o comunque di confronto, e poi affideremo al sindaco le conclusioni. Chiedo se ci sono interventi o domande. Non ve ne sono? Beatrice Cioni, prego. Avendo una crisi glicemica aspettavo che qualcuno intervenisse, invece poi se no mi gioco questa chance. Scusatemi. Allora, intanto ringrazio anch'io tutte e tutti i partecipanti. Ringrazio anche l'amministrazione comunale e Alia, cioè Alia è l'amministrazione comunale che probabilmente l'ha suggerito per questo percorso più partecipato, più ampio. È una sfida grande, è una sfida grande, e non vi nascondiamo che abbiamo anche paure, perplessità, come immagino anche voi, anche perché l'investimento, ecco. Però diciamo così, rispetto a quello che avete detto, le paure sono di varia natura. Una per quello che riguarda il nostro territorio. Ben venga il RAB, ben venga la partecipazione, anche se l'altra volta c'era un po' sfuggito il fatto che, per esempio, non tutti i gruppi consiliari possano esprimere qualcuno, insomma, ci sembra un po'... non lo so, poi ancora sono da chiarire le modalità con cui vengono scelti i cittadini che ci parteciperanno. Ben venga questa sfida che riguarderà appunto anche la nostra comunità, una partecipazione più diffusa rispetto al progetto architettonico. Però io apprezzo, noi abbiamo apprezzato molto l'intervento dell'architetto Casamonti, e ovviamente siamo rimasti molto impressionati. Alcune cose le conoscevamo, altre le abbiamo ammirate e apprezzate ora. Però quando si parla di ambiente e quando si parla anche di transizione ecologica, ci sembra che da tutto questo percorso
ma anche una parte importante. È vero, l'educazione all'ambiente, l'educazione al bello, immaginare un futuro, però vorremmo anche capire di più, per esempio, qual è l'impatto sulle matrici ambientali, entrare più nel merito anche del progetto sia tecnologico che scientifico. Non è un caso che la volta scorsa proponemmo insieme a una partecipazione anche un comitato più scientifico, più tecnico-scientifico, che rappresentasse anche terzo, ovviamente, e che rappresentasse anche sensibilità diverse. Perché è anche vero che se anche nel RAB si parlerà di alcune cose, mentre sul bello, sull'estetica, sulla necessità di un territorio, ognuno si sente di poter dire la sua, altra cosa su tutti gli aspetti di tecnologici, scientifici e di impatto ambientale, sulle matrici ambientali, in cui una come me, per esempio, può essere facilmente convinta. Mi basta uno che mi racconti che non avrà impatto ambientale, non ci sarà, e mi lascio fare. Non credo sia questo l'obiettivo di un progetto che vuol guardare al futuro e di così grandi dimensioni. E allora ci sarà bisogno non solo di cittadini che partecipino, ma anche di consapevolezza nella partecipazione. Non è sufficiente l'informazione, serve anche consapevolezza. E consapevolezza la deve necessariamente dare chi ha strumenti scientifici, culturali, cognitivi per darli. Perché la divulgazione solo da una parte non raggiunge nemmeno questo livello di partecipazione a cui aspiriamo tutti. E poi l'altra cosa, l'altra preoccupazione più in generale sul ciclo dei rifiuti. Anche noi, architetto, siamo scandalizzati, lo diciamo anche ai nostri amici, di portare i rifiuti in qua e in là per l'Italia, all'estero ma anche in qua e in là per l'Italia. Addirittura siamo sconcertati rispetto alla nostra tipologia di raccolta differenziata. Come lei sa, noi abbiamo il porta a porta che dà grandiosi risultati, però in questi anni non si è evoluto. Per esempio, c'è un camion del grigio che tutti i giorni passa e fa gli stessi luoghi per la raccolta dell'indifferenziato, no, tutti i giorni, un giorno alla settimana, anche quelli più disparati, anche magari a una casa lontanissima, che magari conferisce il grigio due volte l'anno. Anche questo è uno spreco. E anche questo, in un'epoca in cui con un'app ho messo il bidone, si potrebbe indirizzare, non si è fatto, ma sicuramente. E l'altra preoccupazione, e quindi una preoccupazione che condividiamo e su cui ci sentiamo anche di dare un contributo, ma qual è l'altra grande preoccupazione? In generale sul ciclo dei rifiuti, sulla produzione eccessiva dei rifiuti, sul sistema, sul modello nostro di produzione che produce tanti rifiuti, che consuma tanta materia, anche quando si riusa, anche in questo progetto c'è consumo. Si cerca di ottimizzare, di migliorare, di inventare una tecnologia che vada sempre in una direzione per un maggior riuso, perché ci sia maggior recupero, ma non si interviene, la stessa politica che autorizza questi impianti, questa nuova tecnologia, per ridurre la produzione di rifiuti. Ecco, e questo ci spaventa, perché quando lei diceva ogni comunità deve riusare e trovare il modo di riutilizzare i rifiuti che crea, questo impianto per la nostra comunità probabilmente è sovradimensionato. Per la comunità di Empoli sicuramente. Ha una visione più ampia, ma che chiama anche rifiuti da altre parti, anche giustamente, però ecco, si troveranno, c'è un ambito e c'è una fame di questa tipologia di rifiuti che ovviamente in qualche modo impatta anche sulle politiche di riduzione di produzione di rifiuti. Quindi ribadiamo la nostra richiesta, da una parte è chiaro che non siete voi, ma scelte politiche a livello anche nazionale che tentino di ridurre i rifiuti, ovviamente da voi la garanzia che si andrà anche in questa direzione, dall'altra
un livello di partecipazione più tecnico e scientifico, la costituzione di un comitato tecnico e scientifico terzo, che rispetti anche altre sensibilità e che possa accompagnare e seguire i lavori, oltre il RAB, che ci fa di capire altre competenze e altre finalità. E poi, niente, in bocca al lupo, anche noi ci vogliamo credere nel progetto, perché anche noi siamo assolutamente convinti, finché non si troverà qualcuno che rimangia ciò, gli scarti che produce, una modalità si deve trovare, e quindi anche noi speriamo nella tecnica e nella scienza. Ripeto, aiutateci a convivere con, anzi, a essere consapevoli rispetto a dubbi e perplessità che ci sentiamo legittimati nell'interesse della cittadinanza a esprimere. Grazie consigliere Beatrice Cioni, prego Poggianti e poi consigliere Baldi. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Inizierò con un riferimento anche letterario a quello che era la dissertazione di Foscolo fra sogno e utopia. E bisogna anche distinguere ciò che è sogno e ciò che è utopia con un richiamo alla concretezza. Siamo quindi a discutere un hic et nunc, un qui e ora, per la seconda volta all'interno del Consiglio Comunale in assenza di un progetto. Siamo qui in conseguenza di uno step successivo di un placet che arriva dalla Regione e quindi di un possibile finanziamento diretto o tramite i fondi del PNRR, ma ancora oggi quello che il nostro gruppo consiliare con un atteggiamento estremamente costruttivo e propositivo ha espresso con un parere favorevole nella fase iniziale non può andare oltre che una semplice ripetizione di quanto già espresso dal sottoscritto capogruppo nello scorso Consiglio Comunale, cioè non tanto un atteggiamento, una politica attendista e né tantomeno di valutazione opportunistica, no? Del progetto ai fini elettorali, quanto una concreta ricaduta in termini tecnici che può avere questo impianto sul nostro territorio. E questo lo vedremo soltanto se vi sarà un'effettiva partecipazione della comunità cittadina, se verranno studiati criteri e strumenti idonei per una armonizzazione del nuovo impianto con il territorio. Perché anche è vero, è verissimo, che la struttura insisterà in una zona verde industriale o comunque promiscua come quella della vicina alla Zegnago nella zona del Terrafino. Non dimentichiamoci che ci sono molte cittadine, molti cittadini che abitano nella zona del Terrafino. Quindi a me ha disturbato, sono sincero, seppur ci dia una dimensione territoriale, la distanza di 4,5 km vista in una slide, come a significare che il centro abitato sia qua ma non sia nella zona del Terrafino. Ebbene no, nella zona del Terrafino come Ponta Elsa abbiamo tantissime cittadine e tantissimi cittadini che hanno rappresentato significato a tutti noi come gruppo consiliare di Fratelli d'Italia Centrodestra per Empoli un, non tanto un disagio ma quanto delle fondate preoccupazioni che tutti noi abbiamo, perché qui ancora le carte sono totalmente coperte e non abbiamo modo di indagare, perché ancora oggi nulla di concreto, almeno a noi oggi, è stato mostrato o comunque esposto. Al di là dei progetti futuribili come, di sostenibilità ambientale che abbiamo visto dal noto impianto di termovalorizzatore con tanto di pista da sci di Copenaghen e altri impianti in realtà quasi idilliache a livello internazionale, dobbiamo contestualizzare nel bene e nel male la nostra realtà toscana e soprattutto la politica che sta dietro la realtà toscana del Partito Democratico, a cui non affiderei neanche la gestione del condominio, e per quanto riguarda anche Alia. Contestualizziamo un attimo. Contestualizziamo che abbiamo una situazione, un'emergenza rifiuti, che ha determinato un incremento della Tari in 2 anni del 22%. Dove era Alia e dove era il Partito Democratico quando si trattava di veramente puntare sull'impianto di termovalorizzazione di Casa Passerini? È vero, si tratta di due strumenti totalmente diversi, ma quale credibilità politica
può dare ad oggi un gruppo di opposizione che si propone per essere presto gruppo di governo a livello nazionale ad un partito che non è riuscito a realizzare Casa Passerini? Quale credibilità noi possiamo dare oggi, seppur ad un ATI o comunque ad una joint venture fra aziende e realtà territoriali, per realizzare un impianto di cui ancora oggi non sappiamo le ricadute positive in termini di valutazione di benefici e costi sulla riduzione della TARI? Se ricordate bene, io stesso come capogruppo esposi una domanda, mi rispose il sindaco allora, che la direzione doveva essere quella non soltanto di creare un ennesimo bosco all'interno della nostra città, e gradirei che il bosco che si creerà nella nuova zona sia meglio gestito e meglio manutenuto degli attuali boschi della nostra città, dal bosco di Cornora agli altri, perché anche lì, se si arriva a fare una polemica puramente sterile, se dobbiamo realizzare un ennesimo bosco, purtroppo tanti oggi ne abbiamo all'interno della nostra città a causa di una pessima manutenzione del comune. Ma arriviamo al tema clou, quello centrale. Quale debba essere lo sviluppo territoriale che noi vogliamo dare alla nostra città? Cioè il rapporto che questo impianto potrà avere in termini di benefici e costi di salute, di emissione d'origine, di incentivi o agevolazioni anche in bolletta per le imprese e per le famiglie, per i servizi che andremo ad apportare in più come oneri di urbanizzazione secondaria alla zona di Ponta Elsa, del Terrafino e della città tutta. Perché se io, rispetto alla collega Scioni, sono anche disposto a fare una valutazione più ampia, Empoli si propone ad essere, con una visione totalmente lungimirante, una città capofila nei termini del distretto circolare verde. Quindi anche a ricevere rifiuti per una valorizzazione nell'ambito della nostra ATO, se questo produce dei benefici, comporta dei benefici economici, in termini di salute, in termini di servizi. Bene, queste sono tutte pur parlé, riflessioni apertis verbis che oggi noi facciamo e che vorremmo come gruppo consiliare fossero poste all'attenzione, visto che di altro non stiamo parlando, perché non c'è nei fatti un progetto o una bozza, un rendering di qualche cosa rispetto all'ultimo incontro di aprile 2022. Quello che vorrei però sottolineare a favore di tutti al termine del mio intervento è che, in assenza anche di un piano rifiuti a livello regionale, e quindi su questo forse l'assessore Monni andrebbe in qualche modo interessato, in assenza di un piano rifiuti a livello regionale, questa idea futuribile, anche positiva da come ci è prospettata, dell'impianto di nuova generazione a metanolo e di quant'altro, a me che sono avvocato e non sono un chimico non mi è dato sapere cosa possa comportare ad oggi, vorrei sapere come si innesca, perché dobbiamo anche fare questa riflessione: non solo non si è investito, che ci si sia creduto o meno in Casa Passerino un impianto di termovalorizzazione e oggi siamo in una termovalorizzazione 2.0, ma come questo si armonizza e si relaziona in una rete di smaltimento dei rifiuti con il resto della regione toscana? Questo non ci è dato sapere. Su questo la politica forse ancora oggi non ha dipanato la matassa, che vede un atteggiamento forse non critico ma di perplessità da parte di questo gruppo di opposizione. Sono vari nodi da sciogliere, anche la forma societaria con cui ci si approccerà alla manifestazione di interesse. Allora ad aprile l'unica risposta mi fu data fu che la maggioranza societaria dell'ATI o del consorzio che sarebbe dovuto costituire rimaneva pubblica e in mano ad Alia. Però poi la partecipazione societaria o la formazione societaria con cui si presenterà alla società e soprattutto alla regione toscana, tutto questo ancora non è dipanato. Varie quindi sono le criticità, molte sono le domande ancora. Spero e mi auguro, ci auguriamo come gruppo consiliare, che ecco, Empoli non sia sacrificato sull'altare della politica per interessi regionali, ma sia veramente ritenuto un centro di interesse
a livello regionale per uno sviluppo concreto di una realtà che porterà solo benefici. E questo gruppo consiliare già ora manifesta nuovamente questo avvicinamento positivo al progetto, purché questi benefici si concretizzino in numeri, in termini di salute, ricadute economiche e servizi alla cittadinanza. Diversamente, laddove, anche solo in minima parte, questo impianto dovesse danneggiare i cittadini empolesi, noi saremo i primi ad esserne i forti avversari. Grazie. Grazie, prego Baldi. Sì, buonasera a tutti, Anna Baldi, Movimento 5 Stelle. Dunque, come penso, intanto grazie ai nostri oratori di oggi per le ennesime spiegazioni che ci avete dato. Una delle nostre stelle è proprio l'ambiente, tra l'altro noi siamo i più grandi fautori del Ministero della Transizione Ecologica, quindi diciamo che con noi non si apre nessuna porta perché è già spalancata la porta dell'ecologia. Tra l'altro, se posso fare un piccolo inciso, già 20 anni fa Beppe Grillo parlava di auto a idrogeno, quindi è una cosa per noi molto molto importante e in cui crediamo molto. La mia vita consigliare qua in questo consiglio si è basata molto sull'ambiente, chi mi conosce lo sa, sull'ambiente, gli alberi e tutto quello che è il verde cittadino, e sull'economia circolare, noi crediamo molto in questo. L'altra volta quando abbiamo fatto la commissione mi ha molto colpito, lo dissi anche, è stato detto che faremo qualcosa di bello con i rifiuti. Questa cosa mi ha molto colpito, perché insomma pensare ai rifiuti e pensare a qualcosa di bello correlato ai rifiuti, insomma, non è poco, ecco, diciamo così, è un'idea forte, importante, sicuramente difficile, di realizzazione difficile, però si può fare, come diceva un famoso film. Mi ha colpito anche l'albero non tagliato, tagliamo l'albero, no? Ci costruiamo intorno il palazzo, perché sinceramente venendo da una città dove si voleva tagliare un'intera pineta per fare un parcheggio multipiano, salvo poi tornare grazie al cielo sulle decisioni, ecco questa cosa va, oppure tagliare un albero perché era in mezzo a un parcheggio, insomma abbiamo nuove urbanizzazioni senza verde, rotonde senza albero, con alberi finti, alberi piantati e mai annaffiati, abbiamo alberi secchi ovunque, piccolini, insomma è veramente spiacevole, ecco, diciamo così. Ho ascoltato molte parole molto interessanti dell'architetto, non perché le altre non lo fossero, ma le avevo già ascoltate gli altri oratori. Mi sono segnata alcune cose, oggetto virtuoso, ha detto più volte arricchire il paesaggio, grande bosco, grande foresta. Diciamo, noi siamo molto curiosi di vedere questo progetto, anche l'altra volta ho chiesto se c'era qualcosa, ma ancora non c'è niente di concreto da poter visionare. Siamo molto curiosi di vedere questo progetto perché sicuramente è un progetto che ci interessa, chiaramente. È un progetto che può essere sicuramente importante per il territorio tutto, tra l'altro per inciso io ci abito al Terrafino, quindi sono una di quelle persone di cui parlava il collega. Può essere veramente una risorsa importante non solo per il nostro territorio ma anche per altri territori che poi vedono quello che magari riusciremo a fare, spero, qua. Potrebbe essere una porta aperta per tanti altri territori che vogliono intraprendere questo percorso del rifiuto verde, chiamiamolo così, non so come chiamarlo in maniera migliore. Naturalmente vabbè, c'è bisogno, lo dica, io supervisionerò perché ormai sono l'avvoltoio sulla spalliera di tutti i progetti verdi che vengano fatti nel territorio di Empoli, ormai così è, fine del mio mandato io sarò lì a vedere, perché è una cosa che veramente ci interessa molto, non perché voglio essere quella che rompe le scatole, ecco, ma perché veramente crediamo in un futuro verde. Siamo sicuramente, insieme alla collega Scioni e il collega Masi, preoccupati sempre per il discorso dei rifiuti che faceva, che non rifarò perché è già stato fatto,
Poi volevo dire solo l'ultima cosa, ecco, c'è solo una cosa che non mi è piaciuta e che mi ha fatto un po' accapponare la pelle, devo essere sincera, architetto. Quando lei ha parlato di sciare sul termovalorizzatore, ecco, noi ovviamente siamo contrari ai termovalorizzatori, si sa, è caduto un governo, no? Dicono per questa cosa qua, che poi non è così, ma lasciamo perdere. Trovo che sciare, ora si parla di sciare, ma qualsiasi altra cosa ci si possa fare, su un termovalorizzatore mi dà l'idea di un po' come buttare il sudicio sotto al tappeto, no? Cioè c'è una cosa brutta che fa male all'ambiente, che non dovrebbe esserci perché, come ci insegna anche Rossano Ercolini, insomma, rifiuti zero, ci sarebbe tanti altri modi per insomma, comunque separare e riciclare, arrivare a questo riciclo, insomma, più sano del rifiuto e non termovalorizzarlo, non bruciarlo. Quindi questa cosa così negativa per l'ambiente e per i cittadini, travestita da una cosa bella. Ecco, questa cosa qua, questo duplice fatto del brutto travestito dal bello, un po' come l'ubriaco che si riveste, tanto per dirne una, insomma, la prima cosa che mi è venuta a mente. È una cosa che mi ha fatto un po' accapponare la pelle, è come dire occhio non vede, cuore non duole, no? Però lì sotto c'è comunque un termovalorizzatore. Io, personalmente, Anna Baldi, non andrei a sciare su un termovalorizzatore, dico la verità, ma non perché ho paura delle emissioni o altre cose, proprio perché è un'idea che non mi piace. Più che abbellire un termovalorizzatore, io cercherei il metodo per eliminarlo. Cioè, un po', non so se ho reso un po' l'idea. Comunque ringrazio molto, non vedo l'ora di vedere questo progetto. Sono veramente curiosa. Grazie di nuovo, buonasera. Grazie consigliera Baldi, prego Simone Falorni. Sì, grazie Presidente. Allora, io innanzitutto ringrazio tutti gli oratori che sono intervenuti questa sera, li ringrazio a nome di tutta la maggioranza e devo dire che io sono affascinato, ecco, non ho mai nascosto anche negli appuntamenti passati di questo. Per questo progetto. Abbiamo, come tutti, anche noi come gruppo di maggioranza, già nel Consiglio del 26 aprile avevamo sottoposto determinate domande proprio perché, insomma, i timori ce li abbiamo tutti: chi ci investe, chi lo deve progettare, chi ci deve abitare vicino e chi poi, insomma, nel complesso, in città ci deve stare. Però, ecco, siamo arrivati qui con tutte le buone intenzioni di ascoltare dei begli interventi proprio, poi arriva un intervento principalmente che mi ha preceduto, uno di prima ancora mi ha preceduto, e lì ti casca in terra tutto, anche l'entusiasmo. Perché proprio detta spassionatamente Poggianti, solitamente i progetti che vanno poi a bando, devono prendere finanziamenti, tutto quello che vi pare, hanno vari step. Insomma, il progetto esecutivo subito così, prima ancora di pigliare soldi, mi sembra un po' complicato averlo. Io devo dire che il 26 aprile fu fatto una bellissima illustrazione di quello che può essere la parte impiantistica. E quindi con tutti quelli che erano anche i canoni per rispondere ai nostri timori su quelle che sono le emissioni, su quanto magari il rifiuto ancora permane, nonostante l'impiego di questo progetto, eccetera, eccetera. Ma, insomma, da qui a dire che ancora non ci hanno fatto vedere nulla, io direi che, siccome non mi sembra nessuno un branco di scappati di casa, penso che quando sono andato a sottoporlo alla Regione Toscana, qualcosa gli avranno portato per avere certezze e sicurezze su quello che è la costruzione dell'impianto, su quelle che sono le emissioni, su quelli che sono poi gli aspetti anche impiantistici e pure architettonici. Io poi su quelli che sono appunto gli aspetti architettonici, che rispetto a quelli impiantistici, l'abbiamo visto la volta scorsa, sono stati più al centro della discussione di questa sera, io devo dirmi estremamente soddisfatto. Ma semplicemente perché andiamo a toccare due punti fondamentali di quella che tutti oggi ci sciacquiamo la bocca con questa famosa transizione ecologica, con questo problema dei rifiuti, con questo problema di un mondo che abbiamo rovinato e che, seppur tardi, cerchiamo di far regredire questo lento, veloce declino ormai, se vogliamo dire così. Innanzitutto,
l'aspetto proprio del ciclo dei rifiuti. Il rifiuto zero non esiste, quindi è bene che chi ce l'aveva nel capo se lo levi, perché quello proprio anche chissà quando non ci si arriverà mai. Ma proprio per, cioè, è matematicamente, ecco, perfetto. Per cui, ragazzi, dove si può andare? Cioè, un attimino entra nell'ottica, il rifiuto zero non c'è, sì, non dovresti nemmeno andare in bagno. Ecco. Però, a parte questo, il fatto è che riusciamo a eliminare una, veramente una grandissima quantità di rifiuti che altrimenti sarebbero destinati a soluzioni che ad oggi non ci possiamo più permettere, e non solamente qui sul nostro territorio, ma in generale nel nostro paese non ce lo possiamo più permettere. Secondo punto fondamentale, e che stasera ne abbiamo avuta la massima illustrazione appunto dall'architetto Casamonti, è il riuscire a poter far vivere dalle persone questo impianto, questo luogo, perché quando si riesce a far vivere le infrastrutture, appunto, come ricordava l'architetto, dalle persone, poi ci si può fare quello che si vuole, verrà fuori dal percorso, ci saranno suggerimenti, ci saranno indicazioni e via andare, ma quando si riesce a far vivere certi luoghi, a farli comprendere, a farli usufruire proprio dalle persone, e non solo poi per quella che è la loro destinazione per cui sono nati, si riesce a togliere dalla nicchia anche quelle che sono le paure, i timori delle persone, che poi si innescano in meccanismi mentali che vanno a pensare un luogo come insicuro, oscuro, non si sa bene che ci fanno e via dicendo. Quindi direi che noi appunto non abbiamo mai fatto mistero di essere appunto favorevoli a questo impegno, a questo investimento. Ci auguriamo che diciamo il prima possibile, è un po' complicato perché già anche venerdì in commissione si era visto che i tempi sono abbastanza lunghini, però ecco, che abbia un decorso corretto e giusto come deve essere il decorso di un'opera di tale importanza, e vi auguro buon lavoro. Grazie consigliere Falorni. Prego sindaco. Sì, io se siete d'accordo proverei a riscontrare un po' tutte le cose che sono state dette, poi eventualmente su alcune potranno reintervenire anche gli altri. Però diciamo, secondo me bisogna prima di tutto fare una cornice di riferimento di questa discussione, lo dico anche per ridare diciamo, piena agibilità a tutte le cose che sono state dette. Perché io credo sinceramente, e fin dalla prima volta in cui ne abbiamo parlato con il presidente, l'amministratore delegato di Alia, ho manifestato diciamo, la piena disponibilità ad affrontare insieme questo percorso, ma nella consapevolezza che noi stiamo affrontando un tema estremamente difficile, che ha visto, direi così, sconfitti numerosi approcci. Perché se da un lato, come richiamava poco fa il capogruppo Falorni, è quantomeno difficile, ecco, immaginare che la prospettiva rifiuti zero sia compatibile con il nostro, la nostra impronta antropologica, utilizzerei questo termine. È altrettanto vero che noi stasera per l'ennesima volta, ma insomma, stiamo discutendo di una prospettiva che nei fatti dice anche che anche i termovalorizzatori non erano la scelta migliore da fare, no? Quindi diciamo così, di approcci che si sono scontrati con la realtà e che poi sono risultati diciamo non del tutto adeguati, ce ne sono molti. Quindi la cosa complicata che stiamo cercando di fare tutti assieme è trovare realmente una soluzione nuova ad un problema vecchio, e che nei fatti per lungo tempo ha avuto un'unica ed una sola risposta, che è stata quella delle discariche.
E qui vengo anche subito, diciamo, all'argomento del perché, se ci mettiamo su una strada di questo tipo, non è assolutamente immaginabile che questa strada abbia come bacino di riferimento quello della nostra comunità, perché va da sé ma non è che voglio rispondere a Beatrice, una riflessione. Diciamo, la soluzione che costa meno è appunto fare le discariche, costa pochissimo rispetto a tutte le altre. Per tanti anni è costata ancora meno, perché il tasso di investimento che si faceva nella riduzione dell'impatto ambientale delle discariche era così basso che veramente costava poco, no? E i nostri 11 comuni, più o meno a turno, una discarica ce l'hanno avuta tutti. La nostra è conosciuta, si chiama Monteboro ed è una bella collina vicina ad un bosco nella nostra città. E quindi qualunque scelta che porti con sé grande innovazione tecnologica, a che cosa serve questa grande innovazione tecnologica? A dare una risposta al problema dei rifiuti e a farlo con il minor impatto ambientale possibile, tendente a zero, ma vediamo se ci si riesce, tendente a zero. Quello che sta nel mezzo è una grande quantità di soldi, perché altrimenti non si può fare. E quindi una grande quantità di soldi presuppone che ci sia un'economia di scala che la supporta e di conseguenza anche una capacità di trattamento e di recupero di quei rifiuti che è proporzionale ad un'emissione che in questo caso è quella dell'ambito. Se questa era la discussione che abbiamo fatto l'altra volta, grosso modo, quindi l'ho richiamata solo per promemoria a me stessa, oggi abbiamo aggiunto un pezzettino in più. Questo pezzettino in più è: proviamo non solo a fare una cosa che abbia in sé delle caratteristiche che superano anche i limiti delle stagioni precedenti, ma che abbia anche la capacità di diventare uno spazio abitato. E per essere uno spazio abitato c'è bisogno di inserirci dentro delle funzioni che integrino la vita industriale dell'impianto con la vita civile di chi potrà usufruire di questi spazi. Quindi la metafora, chiamiamola così, del termovalorizzatore di Copenaghen è utilizzata come una metafora per dire: è l'unico esempio oggi esistente di un luogo industriale pensato per il trattamento dei rifiuti accanto al quale è stata associata una funzione civile della vita delle persone. Ma era questo, diciamo, il riferimento, no? Se oggi noi avessimo avuto un progetto, sarebbe venuta meno la ragione per cui dar vita invece a un percorso partecipativo. E su questo le considerazioni che faceva Beatrice credo vadano assolutamente raccolte. Quindi, da un lato, credo ci sia piena disponibilità da parte di Alia di Avventura Urbana rispetto a quello che è uno schema, diciamo, standard, mi permetto di usare questo termine, con cui nascono questo tipo di strumenti, di innestarci sopra le modifiche, diciamo, e le esigenze che noi sottoponiamo. Quindi il passaggio di stasera serviva anche e soprattutto a questo, non a definire una cosa già chiusa, compresa la necessità di far partecipare soggetti tecnici e con competenze, diciamo, esterne. E quindi io penso che di questo magari si possa anche direttamente riparlare con Maddalena, che poi farà un lavoro di sintesi tra le richieste che verranno fatte, che sono già state fatte stasera, per poi fissare quegli appuntamenti di settembre, ottobre, per metterci alla prova su questa sfida che l'architetto Casamonte stasera ci ha ufficialmente, diciamo, lanciato.
e io voglio nuovamente ringraziarlo, però ecco, penso che dobbiamo essere consapevoli che stiamo parlando di una grande opportunità per il nostro territorio. E su questo l'ultima considerazione la voglio fare rispetto all'intervento del capogruppo Poggianti, che in amicizia mi perdonerà una battuta, ma l'ho sentito molto pronto per queste settimane di campagna elettorale, diciamo così, che forse svolgerà in un ruolo più attivo di altri, quindi ti sento carico. E però prendo, diciamo, la parte costruens come di tutti gli interventi nell'evidenziare nuovamente, al netto degli stadi successivi di progettazione che saranno poi oggetto appunto di partecipazione per la quota parte, diciamo, di funzioni abitabili e civili, di valutazione di impatto ambientale per tutto quello che è l'aspetto più prettamente tecnologico e tutto il resto, ma insomma la parte construence che mi sento assolutamente di evidenziare, diciamo, di metterla in quota centrodestra, così ognuno costruisce un pezzo di questa torta, è chiaramente l'aspetto del vantaggio economico per il nostro territorio, che abbiamo già detto l'altra volta, ma credo sia necessario ritornare ad evidenziare stasera. Ecco, quindi io penso che ognuno in questo percorso ci possa mettere anche le sue sensibilità, le sue priorità, così come ha fatto anche Anna. E penso, insomma, quando l'architetto prima di stasera mi aveva fatto vedere l'esempio dell'albero non tagliato, io lo sapevo che Anna avrebbe fatto. Ma quindi no, ma è una cosa, come dire, che io considero positiva, perché è vero che a un certo punto avevamo immaginato di buttare giù Tortona Pineta per fare un parcheggio, quindi, come dire, si possono fare anche cose molto sbagliate pur pensando di fare bene, di fare il bene. E credo che la discussione e il confronto servano anche e soprattutto a questo, a cercare tutti insieme di migliorare le decisioni che prendiamo. Siccome l'argomento di cui abbiamo nuovamente parlato stasera non è una delle tante, no, se vogliamo, quotidiane, alcune più o meno rilevanti, ma insomma le decisioni dentro un comune se ne prende tante, anche piccole, ma questa è una di quelle mastodontiche, direi, no? Quindi dentro una decisione di questo tipo credo che ciascuno possa veramente contribuire a metterci un aspetto che la migliora. Mi sento di dire che comunque tutto questo lo possiamo fare, perché di base il perimetro all'interno del quale questo processo è stato inscritto è un perimetro di altissima qualità, perché insomma gli interventi che abbiamo ascoltato stasera non in tutti i consigli comunali hanno la possibilità di ascoltarli, e nemmeno, questo lo voglio dire per dare merito a voi, non in tutti i consigli comunali c'è la maturità politica e civica per partecipare a questa discussione senza mettersi in maniera pregiudiziale, diciamo, dietro ad una legittima anche voglia di dire, ma insomma è una cosa complicata, se la vedrà chi se la deve vedere, ma di partecipare in maniera attiva a fare in modo che il processo vada avanti in maniera corretta. Io direi che, diciamo, la sintesi di tutti gli interventi è che bisogna fare le cose per bene. Mi sembrava una cosa banale, però nella sua banalità è spesso molto efficace, perché purtroppo su questo argomento e non su questo argomento tante volte ci siamo scontrati con cose non fatte per bene. Quando le cose non vengono fatte per bene creano dei precedenti difficili da essere superati. Io credo che la squadra, diciamo così, che è stata messa in campo è di livello, perché anche quei precedenti diventino veramente un ricordo e quello che si riesce a fare insieme sia un'altra pagina.
un passo per volta, senza, come dire, farsi né troppo spaventare né, si direbbe a Empoli, troppo comprare, nel senso che poi le cose vanno fatte veramente così come ce le siamo dette stasera. Però insomma io sono molto fiduciosa, uso le parole dell'architetto, spaventata ma fiduciosa, e direi che il mondo di oggi, considerato le grandi emergenze che viviamo, necessita di questo, perché se no ci si chiude in casa e si aspetta sia tutto finito, chissà se mai finirà. Vogliamo aggiungere qualcosa, Alberto? Prego. Prego, dottor Gasci. Dobbiamo, però dobbiamo inserire la tessera, sì. Considerazioni rispetto a alcuni dei temi posti dagli interventi, che evidentemente rinviano ad altri strumenti. Alcuni sono molto sensati, che io li condivido, e anzi hanno orientato una buona parte del lavoro di reimpostazione strategica dell'approccio industriale di Ali alla gestione dei rifiuti, che include anche l'impianto, perché è vero, noi abbiamo in questa fase, dopo, diciamo, le vicende che hanno riguardato Case Passerini, riorientato la strategia industriale, focalizzandoci il più possibile su incrementare la capacità di recupero della materia. E quindi laddove non si riesce con gli strumenti a freddo e meccanici della raccolta differenziata e della selezione, pensiamo di poter introdurre una ulteriore step di recupero di quello che non si riesce a recuperare anche post raccolta differenziata. Anche nei migliori impianti di trattamento della plastica, degli imballaggi, comunque un 30-35% di scarti ci sono uguale, e quindi quegli scarti non sono ad oggi recuperabili. Questo impianto non funziona, lo abbiamo detto l'altra volta, lo ribadisco, con dell'indifferenziato così com'è, ma funziona solo se ad alimentarlo sono degli scarti. Quindi è un impianto compatibile solo con un approccio industriale che ha questo tipo di orientamento, quindi massimizzazione della strategia del recupero attraverso anche l'aggiunta di un'ulteriore fase di recupero attraverso un processo con un reattore in particolarissime condizioni, l'abbiamo spiegato l'altra volta, che trasforma poi questa materia e poi da lì ne fa di nuova di materia. Su questo, altre considerazioni, la consigliera Cioni mi pare avesse detto, ci sono altre efficienze, è vero, però diciamo, magari ci può essere un'occasione di confronto sul piano industriale di A, stiamo facendo il routing per secondo i riempimenti, quindi sono cose a cui ci si sta pensando che possono aiutare a ridurre quei costi che incidono sul costo generale del servizio e che quindi indirettamente sulla catena. Quindi cassonetti con una sensoristica che diciamo rilevano quando sono pieni, la tariffa corrispettiva di cui forse a un certo punto discuterete presto nel Consiglio a cominciare dai primi di gennaio 23, dal gennaio 23. Ci sono tante novità e sono tutte una correlata all'altra, perché è vero, questo business, lasciatevelo dire da chi ha maturato più esperienze in altre attività dei servizi pubblici, è veramente molto complesso ed è molto interdipendente. Quindi è una catena, una vera e propria catena del lavoro, del valore. Altro chiarimento, ma questo del RAB, però poi qua interverrà la collega che è esperta, la consulente che è esperta di antropologia della partecipazione, poi in definitiva. Una delle cose che ho letto e che propone appunto è che lo stesso comitato decida come e cosa indagare, perché no anche gli aspetti tecnologici, perché no anche questo, secondo me è un ambito su cui dei margini per discuterne e per aprire un fronte anche, diciamo, di verifica. Io non lo vedo in maniera, diciamo, lo si deciderà in quella sede, ecco, non è una cosa su cui ci può essere, secondo me, ecco, la cosa deve essere orientata al massimo della trasparenza e della condivisione. Ulteriore precisazione: ad oggi noi non abbiamo candidato nemmeno a un euro di finanziamento pubblico, quindi attenzione, dietro questa cosa non c'è né PNRR
né fondi regionali né fondi pubblici, stiamo pensando di finanziarlo, anzi lo abbiamo previsto nel nostro piano degli investimenti, che comprende complessivamente 1,1 miliardi di investimenti, e Alia è capace di sostenere questo investimento, ovviamente a determinate condizioni economiche, di accettabilità, eccetera, eccetera, da un punto di vista finanziario, ma non al momento, poi lo probabilmente lo candideremo e questo sarà a beneficio di tutti, ma allo Stato non esistono misure certe, né alle quali neppure abbiamo candidato questo progetto. Stiamo pensando di candidarlo a una misura che è definita dell'Innovation Fund, che la Commissione europea premia i progetti particolarmente innovativi che realizzano dei cambiamenti di processo, ma allo Stato non è candidato a niente. Per il momento stiamo pensando di finanziarlo noi. Quindi poi ci sarà il tema dei vantaggi ai cittadini e tutte queste valutazioni di merito. Tutto sommato io ho detto, in questo percorso in cui approfondiamo, perché anche noi approfondiamo, che le paure ce l'abbiamo pure noi, parliamoci chiaro, qui stiamo parlando di una cosa che in qualche modo va oltre le colonne d'Ercole del noto, del già sperimentato, del già fatto. Comunque noi ci siamo impegnati a fare un progetto entro il 2022, poi faremo un po' tardi, arriveremo a gennaio, ma stiamo parlando di 5 mesi, compreso agosto, quindi da qui a pochi mesi ci saranno tutte le planimetrie, ragionevolmente anche un ulteriore prezioso contributo di Marco e di come questo si inquadra anche solo su questo aspetto, ma ci saranno anche tutti gli aspetti tecnologici, tecnici, di valutazione di impatto, eccetera, eccetera, che saranno ovviamente considerati e nel Consiglio Comunale e dalle altre istituzioni coinvolte, che lo voglio dire, saranno sicuramente la Regione, ma persino il Governo nazionale per la rilevanza di un impianto di questo genere. Quindi ecco, queste precisazioni per dire, noi stiamo qui a fare un percorso con relativamente umiltà, nel dialogo con l'amministrazione comunale, che è il nostro riferimento, ma più complessivamente con la comunità di Empoli, quindi con l'intero Consiglio Comunale, ma con l'intera comunità attraverso strumenti che vanno anche in qualche misura oltre il Consiglio Comunale, perché vorremmo cercare di fare una cosa il più possibile ragionata, poi magari non saremo d'accordo su alcune valutazioni, ma almeno sapremo di che si parla tutti quanti. Quindi. Grazie dottor Irace, prego presidente Ciolini. Velocissime proprio per alcune precisazioni, perché forse sono saltati alcuni passaggi sia del rapporto con la regione sia di quelle che sono state le presentazioni. Insomma, se non ricordo male, l'ingegnere Alessia Scappini è stata qui in consiglio a presentare anche la tecnologia proprio come primo step. La Regione, tra l'altro, dopo la chiusura del bando e dopo aver stilato l'elenco degli impianti, ha cominciato tutto un lavoro di consultazione e di discussione attraverso la Commissione. Alia è già stata per tutti gli impianti, tra l'altro, che ha presentato nell'avviso, a illustrare tecnologia sia con i nostri tecnici sia con i tecnici di Meritecnimont, quindi è un lavoro che la Regione ha voluto fare anche proprio per anticipare il piano dei rifiuti. No? La scelta della Regione è stata quella. Chiedo alle aziende cosa hanno in mente di fare nei prossimi anni, in modo da poterlo poi recepire anche nel proprio piano di rifiuti. Quindi questa è la logica. Lo stesso garante della Regione per la partecipazione ha già fatto tutti gli incontri, i primi incontri nei vari territori per illustrare e confrontarsi con la cittadinanza su quello che era un po' il percorso che porta al piano di rifiuti. Quindi non siamo all'anno zero. È chiaro che noi stasera non potevamo non venire con un progetto definito, se no, quello che abbiamo detto fino ad oggi non aveva alcun senso. Quelle che erano state le vostre richieste il 26 aprile sarebbero state totalmente disattese. Veniva Marco Casamonti, vi raccontava un progetto, è capacissimo di farlo, non è che...
capito? Però la logica che sta alla base di questo percorso è totalmente diversa. È totalmente diversa. Poi ci sono stati spunti interessanti, sicuramente la consigliera Scioni pone il tema della riduzione dei rifiuti, noi saremmo i primi a beneficiare di questo. Oggi però noi tutte le mattine bisogna mandare fuori i camioncini che vanno a raccogliere i rifiuti, e questi camioncini poi devono avere un posto dove portare quello che raccolgono, e così sarà ancora per diversi anni. Quindi è bene fare la discussione, sicuramente, però noi oggi abbiamo la necessità di dare risposte che non siano le discariche, anche perché quello della discarica, oltre a essere una pessima pratica, è anche una pratica a termine, perché ci hanno detto che lì non si possono più portare. Quindi, allora, si porta poi la discussione, mi chiedo, noi bisognerebbe cercare, cioè, la questione del campanilismo in Toscana, che cioè, ormai, cioè, se si parte sulla discussione, ognuno si smaltisce i suoi, io nel giro di poco si arriva, ognuno se gli deve smaltire a casa sua, ognuno se li deve smaltire a casa sua, perché la questione dall'ambito diventa la provincia, dalla provincia diventa la città, dalla città diventa il quartiere, dal quartiere diventa la via, e così. Cioè, no, non è, dobbiamo comunque riuscire a gestirlo in un modo che abbia anche una compatibilità anche su un piano economico, perché gli impianti devono avere un'efficienza che possa permettere una sostenibilità a livello ambientale come priorità deve essere comunque un impianto che non ha allora, tutti gli impianti hanno un impatto ambientale, bisogna vedere se l'impatto può essere positivo, e noi su questo contiamo sul lavoro di Marco Casamonti e di Stefano Mancuso, perché comunque qualsiasi cosa si fa ha un impatto. Non può avere un impatto sulla salute. Ecco, io su questo vorrei, Alia lavora perché gli impianti che propone non abbiano nessun impatto sulla salute. Questo non è negoziabile in nessun modo. Non è negoziabile con abbattimenti della Tari, non è negoziabile con altre forme di compensazione e di bilanciamento. La salute, quella deve essere garantita in tutto e per tutto. Dopodiché ci deve essere una sostenibilità ambientale e una sostenibilità economica dell'investimento. Su questo noi si sta lavorando per cercare la soluzione migliore. E quello che siamo qui a proporvi è un punto di partenza di discussione per arrivare a chiudere il cerchio. Grazie. Allora, visto che abbiamo completato il giro di interventi alle sollecitazioni, alle domande e agli interventi che sono venuti dal Consiglio Comunale, ringrazio coloro che sono stati con noi e che sono intervenuti per questo aggiornamento al Consiglio Comunale, concludendo quindi questa parte dedicata a queste comunicazioni. Quindi grazie al Presidente Nicola Ciolini, al Dottore Alberto Irace, alla Dottoressa Maddalena Rossi e all'Architetto Marco Casamonti per essere stato con noi, anche al Professor Stefano Mancuso, augurando a lui un buon lavoro in questo percorso che ci è stato illustrato stasera, che per i motivi che abbiamo spiegato non è potuto stare con noi. Prima di sospendere per la pausa cena, direi di concludere questo primo punto delle comunicazioni con una breve comunicazione, ma non, grazie, non meno importante,
chiudendo questa parte con la richiesta di osservare insieme un minuto di silenzio, vista la giornata che è oggi, il 2 agosto, di cui ricorre l'anniversario della strage di Bologna, che avvenne il 2 agosto del 1980 alle ore 10:25. Quindi vi chiedo di osservare insieme un minuto di silenzio per coloro che morirono quel giorno, per coloro che furono feriti quel giorno, ma anche per le loro famiglie e per tutta la comunità bolognese. Grazie. Credo sia giusto ricordare questo appuntamento e questa giornata in cui morirono 85 persone, furono 200 feriti e, come fu detto dal Presidente della Repubblica Sandro Pertini, uno il più grave degli attentati terroristici del nostro Paese, un evento collegato al terrorismo nero, così come sono stati, esatto, diciamolo, così come sono state tante le ferite in quella fase inflitta dal terrorismo nero in questo paese. Credo che sia corretto dirlo nella nostra città, dove abbiamo avuto un evento di quel terrorismo nero, di una componente organizzativa del mondo del terrorismo nero più piccola rispetto a quelle che furono coinvolte nella strage di Bologna, i nuclei di Avanguardia Rivoluzionaria e Avanguardia Nazionale. Invece il nucleo guidato da Tuti era un nucleo più piccolo, ma faceva parte di quella galassia. Peraltro, nelle testimonianze legate al processo della strage di Bologna viene citato anche Mario Tuti, perché fra i documenti che incitavano a quella lotta armata c'erano proprio degli scritti di Mario Tuti che teorizzava quella lotta armata. Quindi ha senso farlo a maggior ragione nel Consiglio Comunale della città di Empoli, che ha visto in numeri minori, ma con grande dolore, perché ci fu un ferito e due poliziotti che morirono, quindi chiaramente i numeri sono assolutamente diversi, ma ha senso in questo luogo ricordare quella famosa, quella dolorosissima stagione del terrorismo nero, i dolori che essa ha provocato, della stagione del terrorismo in generale e poi del terrorismo nero, e quindi anche della strage di Bologna e di tutto quello che ha significato per la comunità bolognese e per la comunità italiana. Grazie. Sospendiamo i lavori e riprendiamo tra 45 minuti.